buonasera a tutti. Cara Marica, buonasera. Buonasera. Allora, come va? Io tutto bene, tu? Ma sì, dai, famiglia, tutto bene. Mamma, papà, tutto bene, tutto bene. Dai, bene, sono contento che stai bene. Sì, dai, tutto bene, sono in salute, si vede. Ottimo, siamo live con Marica risponde, ma soprattutto con un importantissimo, direi, Lecce Sassuolo. Ma importantissimo, a me piace quando gioca il Lecce. Tu pensa a quando gioca il Milan. A quando gioca il Milan. Ma no, dai, dobbiamo parlare, Marica, di tanti argomenti, perché saprai che Chiesa ha fatto polemica sul Milan che è in Champions, Pogba, le controanalisi hanno confermato purtroppo la positività e dunque la carriera è a rischio. Infatti noi stiamo scrivendo nel titolo carriera finita per un big della Serie A, Marica, molto molto a rischio. E poi c'è il tuo Napoli che ha perso in Champions League. Mia, che sfiga. Lo so, però tra l'altro gli è passata sopra la schiena la palla a Meret. È l'unica squadra italiana che ha perso in due giornate, tra Champions League ed Europa League. Dispiace dirlo, però cosa dobbiamo fare? Però abbiamo incontrato il Real Madrid, anche questo è assolutamente vero. Intanto salutiamo tutti i nostri amici, e giocando contro, con personalità, perché il Napoli non ha giocato male, no, Napoli ha giocato bene, partita. Infatti è uscito con gli applausi, uscito a testa alta il Napoli. No, comincia anche tu con la testa alta. Testa, perché tu come volevi che usciva con la testa alta? No, con la testa altissima, assolutamente. E ha fatto bene, ha fatto una bella partita, e c'è stata un po' di sfortuna, parliamoci chiaro, perché quella schiena presa, quella pallone sulla schiena di Meret ha fatto la differenza di questo mondo. E anche il passaggio sbagliato di Lorenzo, in occasione l'avevamo bufata il giorno prima, perché lì bisogna anche dire la verità, cioè lì quel passaggio laterale che è stato fatto un po' azzardato da parte del capitano, che guarda, non ha sbagliato niente, solo quello ha sbagliato, e quello gli è costato caro. La partita però, dai, è stata bella, ci sono partita stati bella, il Napoli ha attaccato, si è riversato in area del Real, a tratti ha messo in difficoltà il Real con queste giocate, con queste ripartenze fulminee. Però poi sono venute fuori le personalità del Real Madrid, è venuto fuori Bellingham che ha fatto un gol, mamma mia, strepitoso. Lo stesso Bellingham ha recuperato la palla per Vinicius in occasione del primo gol. Insomma, poi sono venute fuori le grandi personalità che fanno la differenza di questo mondo. L'individualità. Osimhen ha fatto solo un tiro in porta di testa, cioè c'è stata la grande parata di Kepa. E però detto questo, poche palle giocabili per Osimhen, quindi una forse, quella forse il colpo di testa, quella di testa che poi è stata parata da Kepa. Sì. Però ecco, non possiamo dire niente a questo Napoli. Il Napoli se l'è giocata senza paura, con personalità, viso aperto, ha provato ad attaccare, a far male al Real, a tratti ha anche messo lì il Real, però insomma poi dobbiamo riconoscere che è una squadra. È andata così, dai Marica. Intanto ci saluta Mister Piffe. Ciao caro Mister Piffe. No, fai la brava. È un'altra roba. Siamo già a 4 mi piace, signori, forza! Continuiamo a spolliciare. Intanto stanno per entrare in campo Lecce e Sassuolo. Magari diamo anche le formazioni ufficiali, cosa ne dici, Marica? Che è importante. C'è il capitano Strefezza che indica la via ai suoi, c'è anche Ferrari. Nel Bandala hanno recuperato? Non recupera Bandala, gioca Strefezza dall'inizio. Lecce che si schiera con Falcone, amico Falcone, grande, in porta. Falcone ne ha presi 4. Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo, un altro volatile a sinistra, con Kaba, Ramadani, Rafia a centrocampo, Strefezza, Anquist e Krstovic in attacco. Il Sassuolo con Consigli, Holmgren, Erlich, Ferrari e Vigna, con Boloka e Racic a centrocampo, Berardi, Laurenté e il tuo amico Castiglieco dietro l'unica punta, Berardi. Perché è il mio amico Castiglieco? No, vabbè, scherzavo, perché è mio amico in realtà. Ah, cioè, il tuo amico Castiglieco, ha giocato nel Milan. L'ex Milan, brava.
siete belli eleganti stasera, sì, dice Mr. Piff. Grazie. Stasera sono molto elegante, devo dire. Perché poi condurrò calcissimo. Io andrò a casa a dormire, sinceramente. L'editore vuole che bisogna essere assolutamente eleganti. Sì. Intanto ricordiamo l'editore che oltretutto oggi mi ha chiamato per dire che devo la fattura. A te. A me è arrivato luglio. Ecco, a me mancano agosto e settembre. Vabbè, arriveranno, Maria, non ti preoccupare. Sono accavallati i mesi. Arriveranno. Prima o poi. Prima o poi, magari a Natale. Ragazzi, siamo in 13, però ci sono solo 5 mi piace. Forza con i like, dai. Allora, dai, parliamo di questa giornata di coppe Fammi salutare prima gli amici, Marica, che ci devono scrivere in chat ovviamente la loro opinione sulla 3 giorni di coppe, ma siamo già alla vigilia. Ma che vigilia? Siamo già dentro la giornata di campionato, perché hanno già giocato un bellissimo Empoli-Udinese finito 0-0 e c'è Lecce Sassuolo. Salutiamo Lele che ti dice di tirare sulle maniche. Poi Paolo, ti saluta Paolo Cortellessa, buonasera. Buonasera Marica, a tutti. E vedi che Mr. Piff ci fa entrare nelle coppe, che dice lì Marica, ti è piaciuta l'Inter in coppa martedì? Allora, l'Inter è stata molto sfortunata, poi l'ha portata a casa col gol di Thuram, però l'Inter è stata molto sfortunata. Lautaro ci ha provato praticamente per più di una volta, anche Dumfries, però la palla non è voluta entrare. No. Però detto questo, l'Inter nel primo tempo non benissimo, devo dire la verità, perché comunque il pallino del gioco ce l'aveva il Benfica, che si è fatta preferire proprio per il palleggio, per la manovra, per il gioco, anche se però non nell'offensività, perché comunque è vero che il Benfica aveva sempre palla sui piedi, era sempre diciamo in controllo della manovra, però è anche vero che pericolosità poi nell'area dell'Inter ne ha creata poca. Sì. Poi naturalmente l'Inter ha tanti rimpianti nella ripresa, dove poteva dilagare naturalmente con tutte le occasioni che sono sfumate per imprecisione, anche per gli interventi del portiere lusitano, ma chi si mangia le mani è Lautaro, perché Lautaro ha avuto le occasioni gol migliori che non ha saputo sfruttare. Poi il gol di Thuram ha salvato l'Inter, ma guarda, è una partita abbastanza stregata, perché secondo me se Lautaro stava lì ancora adesso Non segnava. Intanto ci saluta anche Top Channel Football che dice like, forza ragazzi, siamo già a 7 mi piace, questa sera 30. Facciamo vedere una scarpa di Marica che è molto interessante. Ah, stasera sì, sempre quella di Cenerentola. Interessante, sì. Devo confermare. Bel completino, Marica, ti scrive Lele. Grazie ragazzi, grazie. Poi Lele scrive Forza Lecce. È un impermeabile da maniaca sessuale. Avete presenti in maniera lo spolverino che poi fa così, c'è sotto niente. Esattamente, però sotto qua c'è qualcosa, c'è qualcosa, voglia, se c'è abbondante poi dopo dirai il tuo personal trainer cosa ti ha detto di fare e non riesci ancora a farlo. Non riesco a fare ancora niente. Queste sono le cose che ci dice, saltare tutto sto popò di roba, fai alti bassi, qua balla tutto, si balla capisce tutto. Niente. Ecco. Fuori onda ci dice delle cose, Marica, che non possiamo dire, ci saluta. Vabbè, niente di trascendentale. In generale. Poi ci saluta Mr. Piff che dice Marica è un palleggio direi piuttosto sterile. Intanto è iniziato le Sassuolo. No, quello del Benfica assolutamente sì, perché il Benfica nel primo tempo aveva in mano la manovra, il palleggio, il possesso palla, però poi nell'effettivo il Benfica non ha fatto niente di pericoloso davanti a Sommer, quindi tutto sommato poi è l'Inter che ha da recriminarsi tante cose, perché naturalmente l'Inter nella ripresa è stata più pericolosa, è andata vicina veramente al gol diversissime volte, tra cui pali presi da Lautaro tutto andare, pali traverso. Dumfries ha anche avuto un'occasione importante, però dopo meno male che c'è stato Thuram che ha trovato l'imboccata giusta, l'ha risolta lui. Sì, però insomma l'Inter meritava di vincerla ampiamente questa partita. Onestamente sì. Intanto ci scrive Top Channel Football, siamo al secondo minuto di Lecce Sassuolo 0-0. Sì. Prado Team ti saluta, Marica. Ciao Prado de Panama. Preziosa, bellissima. Vabbè, ti scrive un sacco di complimenti. Panama, noi siamo forti a Panama. Siamo a 10 like, dice Paolino. Forza, vogliamo verso i 30 ragazzi che facciamo vedere la scarpa di Marica. Poi Paolo ci chiede chi sarà il campione d'inverno secondo voi.
Marica, ti vuoi già sbilanciare? No, ancora no, è presto. Non ancora. È presto. Guarda, il Napoli ha iniziato, secondo me, da Udi, contro l'Udinese, il campionato. Quindi sì, prima, secondo me, non era nella linea di partenza. Sì. Adesso è cominciato il campionato del Napoli, quindi aspettiamo, perché può darsi che, insomma, Osimhen magari riesca a recuperare terreno. Speriamo. Anche perché, ripetiamo, Osimhen non ha tirato neanche il rigore. Questo sì. Neanche il rigore contro come il Real. Come mai Marca non l'ha tirato? E si è arrabbiato Garcia, perché è lui il rigorista. Sì, diciamo che secondo me Osimhen. Osimhen l'ha. No, Zielinski l'ha tirato, è stato freddo dal dischetto. E ha avuto veramente la freddezza di tirarlo giù. Però non è lui il rigorista. Non è lui, però se Osimhen non li vuole battere, voglio dire, capito, qualcuno certo. Lo deve battere il rigore. Quindi. Allora, Osimhen, secondo me, ancora il peso del gol sbagliato contro il Bologna. Sì. Ancora quel tarlo lì, e non riesce, secondo me, a superare questa fase. Probabilmente ci sono state tante critiche, forse troppe. Sì. E quindi probabilmente adesso Osimhen non è ancora pronto però aspettiamo, ripeto, secondo me è ancora presto per dire chi è il capocannoniere. Aspettiamo. Vediamo. Perché comunque sono tutti lì, insomma, ma è questione proprio di poco. Allora, ci saluta anche Giovanni Ghiotto. Buonasera Marica. Buonasera a tutti. Hai ragazzi. Un completino da favola. Avevo pensato allo stivale, scarpetta aperta. Vabbè, vediamo, ragazzi. A 30 mi piace, facciamo vedere cosa ha Marica. Non è che dovete anticipare. Ragazzi, i non temi. Anticipo Forza. Nulla, ma è una cosa molto molto carina. Guarda, Marica, siamo in 21 qui, lo vedi? Sì. E ci sono solo 10 mi piace. Forza pigroni con questo like, tanto ricordalo che non costa niente. Esatto. Ci saluto anche Giuse, che ci scrive: ciao in camera mia con la vostra compagnia, grazie ragazzi. Ciao Giuse, e fai vedere il dito peloso. No, perché... saluta Giuse dai. Ciao. E lui, tra l'altro, non so se lo sai, è uno dei top donator della mia live. Per questo che lo salutarlo. Assolutamente, è un obbligo salutare. Allora, visto che lui è un top, diciamo, donator. Lui è sempre il top. Si dice caval donato non si guarda in faccia. Allora vai anche nel mio OnlyFans. Certo, che lì sarai donator numero uno. Sì, per quello che io in ti generale, dico. In generale. Io ti divento tu donator. In generale, esatto. Ci saluto Andrea Caleca. Ciao ragazzi, Lecce Sassuolo 1-1. Ciao Andre. Ciao Caleca. Depositate il mi piace qui sotto, signori, forza, tirate fuori dalle tasche il vostro mi piace e lasciatelo, esatto, qui fate contento il nostro editore Fulvio Colovati, che ricordiamo che è indietro di 2 mensilità. L'importante è che sia arrivato lui. Marica, secondo te c'era il rigore? Quello di sul cross, ovviamente, di Napoli Real Madrid, immagino si dica il buon. Attenzione intanto a Lecce, grande occasione. Miracolo difensivo del Sassuolo. C'era rigore, Marica, sul cross in mezzo? Sì, assolutamente sì. Il rigore c'era per il Napoli. E sacrosanto. Sì, sì, è andato a rivederlo il buon Turpe. Tanto c'è una zanzara. A ottobre, inoltrato. Esatto. Così. Poi è diventata Marica Holmes. Lele ci scrive. Facciamo anche gli auguri a mia sorella Marica, perché oggi compie 34 anni. Grande saluto, ci starà sicuramente seguendo. Auguri. Di Irene, che è anche un bambino di un anno. Chi? Mia sorella, dico Irene. Irene è un bambino di un anno. Avete visto Empoli Udinese? Bellissima partita, Giuse. Voglio complimentarmi ovviamente con chi mette queste partite il venerdì alle 18:30, perché conciliano il sonno. Tanto attacca il Lecce. Sì. Conciliano il sonno, Marica, queste partite qua alle 18:30. Sai, vai a farti un aperitivo, magari 19:15 finisci e poi vai a vederti il secondo tempo di Empoli Udinese. Ma tu perché non sei tifoso? Ma il tifoso che o dell'Empoli o dell'Udinese. È stata una bella partita, dai, è stata bellissima, straordinaria. Ma quante emozioni partite anche ad alti livelli non sono belle come.
come le vorresti, capito, scusami, non mettere un po' di Udinese dalle 18:30 di venerdì, dai. Ma dai, ma uno finisce la perché settimana perché non sei tu, rispetta gli amici di Empoli e di Udinese, ma certo che li rispetto, ma uno finisce la settimana lavorativa, si mette sul divano e si abbiocca dopo due secondi, dai, onestamente, Marica, sai che noi qua non siamo politically correct, No no, tu guarda, sei di parte assoluta e sei anche scorretto, anzi chiedi scusa ai nostri amici di Empoli. Ma io non devo chiedere scusa a nessuno, dico che in generale la partita è stata noiosa, scusa, perché ma quante partite del Milan sono noiose? Nessuna, assolutamente nessuna. Sono noiosissime. Quando gioca il Milan è sempre un grande piacere. Guarda, pensate, ragazzi, siamo in 22, ci sono 13 mi piace, forza, 30 like, deponete il mi piace qui sotto che Marica vuole farmi vedere la scarpa, forza. Sì. Ci saluta Marco, dice ciao ragazzi. Ciao ciao Marco. Cosa ne pensate del flop Bonucci in Germania? Tema interessante, Marco. Sì, ma non penso che il flop dell'Union Berlino sia solamente dovuto a Bonucci. Però, adesso da quando gioca lui ha fatto è ingeneroso, è ingeneroso, sì, ho capito, però cioè la sconfitta di una squadra non è dovuta a un giocatore, vuol dire che è un gruppo che non funziona bene. Cioè, sì, adesso dare tutte le colpe a Bonucci perché l'Union Berlino perde e non fa bene, cioè a me sembra anche un po' ingeneroso. Dici che è ingeneroso. Dai, su. Ci saluta anche Leonardo Isola anche Manuel Desti. Buonasera, buonasera caro Manuel. Intanto attacca sempre il Lecce 0-0 al minuto 8 del primo tempo. Allora ci scrive Manuel Desti: chi vince la Champions secondo Marica? Secondo me vince ancora il Manchester City. Ancora City, dice. Sì, assolutamente sì. Secondo me tra le squadre è quella più attrezzata per vincere ancora una volta questa Champions. Sì, sì. Sembra di sì, ha fatto due partite, due vittorie in Champions, la Lipsia ha vinto la grande e poi l'Olanda non assegna neanche in Champions, quindi ha ancora ampi margini di miglioramento. Il Milan è fuori dalla Champions, secondo voi? No, ma questo ti fa capire come Manchester City, anche se Holland non segna, infatti, segna, vince lo stesso. Esatto, quindi esatto. Questo ti fa capire come è il gruppo che funziona. Questo fa un po' paura a tutta Europa. Il Milan è fuori dalla Champions, secondo voi? Ci scrive Paolo. Come sì? Per me il Milan mi distruggi così le speranze. Per me il Milan è fuori dalla Champions, ragazzi. Cioè, Milan è fuori dalla Champions. Poi le zanzare. Anzi, che poi sarà è meglio per il Milan, che almeno che, si può dedicare al campionato, hai capito? Come la Juventus, a braccetto. Assolutamente, per le mie live il Milan non deve uscire dalla competizione. Certo, che devo ma ragazzi, ma io sono onesto, lo sanno tutti quello che penso. Ti piaccio solo i soldi. Allora, ma siamo in 30, signori, forza, ci sono solo 13 mi piace, pigiate qui, vedete dove c'è la gamba di Marica? Dovete pigiare il tasto, tra l'altro riuscirete anche in un qual modo a toccare Marica. È se vero, lasciate like, diciamo toccate così, mettendo un bel like. Hai visto, che facciamo anche un po' di 3D, un po' di 3D. Esatto. Giuse ci dice le zanzare ci accompagneranno fino alla Befana. E in effetti, ragazzi, se continua a fare sto clima qua. Non so, io ho già fatto il cambio degli armadi, ho tutti i maglioni di là. Vedi, di già. Marica, se hai guardato bene il fermo immagine, il pallone va sul braccio più scuro e quello più scuro era di Osimhen, dice Giovanni, quindi non era rigore per lui. No, secondo me c'era rigore, ragazzi, sono andati anche a controllarlo al VAR, quindi il rigore c'era assolutamente. Era sacrosanto. Turpin, il direttore di gara francese. Ciao Nico, ciao Marica, ci saluta Leonardo Isola. Ciao Leo. Ragazzi. Poi Giuse, cosa manca secondo voi a Leao per fare il salto di qualità in Europa? Manca la continuità. Però ragazzi, non ha fatto una brutta partita. No, non ha fatto una brutta partita, però deve concretizzare. Cioè, nel senso, sì, è vero che era sempre nel vivo del gioco, è vero che comunque è un giocatore che si fa sentire, che gioca anche per i compagni, che suggerisce anche ai compagni, però ragazzi deve cominciare a far gol Leao, perché sì, è vero che bisogna apprezzare l'intraprendenza, la vivacità del giocatore, però poi contano i gol, contano i gol, quindi secondo me Pioli deve fare un lavoro proprio sul giocatore di precisione, deve lavorare su questo aspetto, no? Però per anche rendere le punte, Marica, devono segnare. Ho capito, però Giroud per esempio si è mangiato un gol clamoroso. Appunto, quello di allora perché tutti a puntare il dito su Leao? No, infatti, allora io questo che non capisco, cioè tutti che puntano il dito su Leao e dopo chi è stato a mangiarsi il gol più clamoroso è stato Giroud. Sì. Per non parlare poi del gol che si è mangiato anche Theo Hernandez.
degli altri gol, che si sono quindi perché tutti a puntare il dito su Leao quando è vero che Leao non ha segnato, ma è anche vero che Leao era nel bel mezzo di tutte le azioni gol. Non buttiamogli la croce addosso, non ma buttate la croce addosso neanche a Leao, Giroud, cioè, a me mi sembra veramente indecoroso. Guarda che anche quando Cassano ha dichiarato, diciamo, quelle affermazioni contro Leao e Leao gli ha messo il segno del pagliaccio sotto, io do ragione a Leao. Cioè pensa, cioè ha da dire su tutti. Adesso io non so se vuole fare il personaggio, vuole rompere le balle a tutti, però ha avuto che dire di Maradona addirittura, ha avuto da dire di Bruscolotti, ha avuto di dire su quello che sono stati grandi del calcio. C'è da dire su tutti. Cioè c'è da dire su tutti. Adesso Leao sta passando un momento un po' così, cioè è uno che non ha vinto assolutamente nulla nella sua vita, va a criticare Leao. Cioè, invece adesso Leao ha già vinto uno scudetto, ricordiamolo. Ma sì, Leao ha già vinto uno scudetto, però in questo momento Leao è uno dei protagonisti del Milan, cioè è inutile che stiamo lì, ecco. Beh, 3 gol e 3 assist nelle ultime 6 partite, Marica, quindi adesso d'accordo, magari non segna, bisogna lavorare su quello, però ragazzi il giocatore in campo fa delle cose gregge. Cioè anche lavorare per i compagni, secondo me, è una cosa positiva per, una, per un giocatore. Ci mancherebbe altro, ma poi comunque le azioni nascono sempre da lui. Allora ha messo in porta Chukwueze. Adesso metterlo in croce così mi sembra generoso. Certo che bisogna sottolineare che Pioli dovrà fare un lavoro sul giocatore per renderlo più efficace ai 30 metri. Intanto il Lecce vicino al gol, con Strefezza e Krstovic, il giocatore montenegrino, rivediamo sul tiro. Mamma grande mia, parata di Consigli, vecchio cuore rossonero Andrea Consigli, bello il tiro di Strefezza, molto bravo Consigli, che poi si ripete anche su Krstovic. A differenza delle altre partite, Lecce stasera è più intraprendente avanti, perché nelle altre partite Lecce era un po' più sulla difensiva, no? Anche contro il Napoli o contro la Juve eccetera, è stato un Lecce molto più chiuso. Io invece adesso il Lecce lo vedo anche molto più propositivo in avanti, va bene, meglio. Allora signori, depositate il vostro mi piace, perché a 30 like facciamo vedere la scarpa di Marica. Forza, siamo in 23, ce ne sono 15, dai ragazzi. Allora Marica, complimenti per l'outfit. Grazie ragazzi. Mi scrive Leonardo, poi vedo Paolo. Vedo che questo impermeabilino color senape piace. Riuscirà. Vabbè, io sono anche mora, pelle abbronzata. Sta bene, sta. Riuscirà il Milan a passare i gironi, dice Paolo. Tu hai già detto di no. No, per me no. Vediamo. Il Paris Saint Germain non è imbattibile, l'abbiamo visto. Non è imbattibile, ma sarà incattivito adesso. Anche noi. Sarà bello che è incattivito. È arrivato Krisci che è incattivo. Attenzione, di c'è Mike, ho mandato un link. Manco poi ci sono possibilità che giochi Okafor titolare contro il Genoa. Secondo me sì. Sì, domani gioca Okafor. Perché è un peccato Okadente. No, deve andare dentro Okafor. Poi ci saluta Pablo Strashni, very beautiful Marica. Grazie. Greetings from Montenegro. Oh, ci scrive dal Montenegro. Montenegro, hai visto? Da dove è Krstovic? Che dove appena c'è subito Krstovic? No, fallo, non era fallo. Allora, intanto è arrivato Michael Krisci, sì, che è un uomone gigante. Cos'hai mangiato, Michael? Un kebab, mamma mia. Vabbè, ci sta, lo deve mangiare. Ma quando qui è torno non è che ci siamo tutti più. Mamma, ho mangiato il kebab. Giuse ci scrive, secondo me il Milan non è assolutamente già fuori dalla Champions. Poi staremo a vedere. Poi Lele ti scrive che stanno scendendo le maniche, Marica, attenzione. Lele, sai che lui ci tiene sempre. Queste maniche messe su. Poi il Milan rischia di uscire se non vince una delle due partite contro il Paris Saint Germain. Io non sono d'accordo, ragazzi. Possiamo anche pareggiare una delle due, siamo ancora in linea. È ovvio che bisogna vedere cosa fa il Dortmund con Newcastle. Ho capito. Ragazzi, però quindi il destino non è proprio nelle tue mani. No, non è mai nelle nostre mani, ma mai direi. Sembriamo quindi un po' l'Italia nei giorni. Per questo che io ti dico, io non dormirei sogni così tanto tranquilli se fosse una tifosa del Milan. No, io non guarda, non ci dormo la notte per il Milan, fai te. Infatti si vede, sei un morto all'impiedi. Sì, però intanto conduco la trasmissione. Sei un morto all'impiedi, sei bianco come un cadavere. Siamo a ottobre, Marica, devo essere abbronzato. Ho capito, ma perché tu sei appena stata a Lecce, perché non lavori come noi. No, figurati, me la gratto. Guarda che
Crisci che scrive spolliciate, guardalo lì Crisci. Perché vuole vedere la mia scarpa. La vuole vedere, ma siamo a 18 e siamo in 26 signori. Crisci, Crisci, forza, 18esimo non ha lasciato mai. Gli piacciono i piedi a Crisci. Eh sì, ma non ci vedo, tanti sono feticisti. Con quella manona vorrebbe prendermeli i piedoni, smanettarli. Campo indecente a Lecce o sbaglio? Sì, non è bellissimo, onestamente, ci sono delle chiazze un po' più scure. Capito, ma fa un caldo a Lecce che si muore, l'odio che va tutto in sterpaglia. Poi Mr. Piff ci scrive Oca dentro. Oca dentro, Oca porro. Ci saluta Fabio Volo. Non è lui. No, per sempre della famiglia di Falcone. Ah, ecco perché probabilmente sì, perché c'è Gallo. C'è Gallo. Però stasera non c'è Colombo, che era l'anno scorso. No, Colombo se n'è andato, è emigrato Colombo. Ci scrive Fabio Volo, che non è quello che ha scritto vari libri, eccetera, eccetera, che Marica presidente del Napoli al posto di De Laurentiis. Ma magari se avessi tutti questi soldi l'avrei già comprato il Napoli, ragazzi. Poi gli occhi. Ma io come presidente del Napoli, Marica Fruscio, presidente del Napoli. Ma ce li hai i soldi per mantenere la squadra? Cioè, allora. I soldi per mangiare a momenti che qua sono, siamo indietro di due mesi. Ma lascia stare. Tra l'altro, per come sei tirchia, il Napoli potrebbe anche retrocedere ogni anno, diciamo, no, cioè, la verità. Per la mia squadra spenderei i soldi. Per la mia squadra, sì. Forte. Per la mia squadra spenderei i soldi. Dico la verità, questa squadra è dal Benfica. Ah, ecco, bisogna vedere. Vabbè, poi se va dal Benfica, è logico che. Poi ci saluta Stefano Grilli, dice forza Francia rugby stasera. Chi se ne frega del rugby, ragazzi? È uno sport che non segue nessuno. No, pensa a te che non lo segue. Ma neanche quelli che giocano lo seguono, dai. Beh, io lo seguo il rugby. Lo segui? Sì, io lo Vabbè, seguo. Dimmi un giocatore dell'Italia di rugby. Vedi, me l'hai messa sul piatto d'argento. Tanta attenzione, attacca Sassuolo che si mangia un po' incredibile. Sassuolo Loca, credo. Tra l'altro, pettinato coi capelli, mamma mia, alla Mauro Icardi. Vediamo su un cross. No, era il giocatore serbo. Vediamo sul cross, finta bellissima. E poi grande salvataggio di Pongracic sulla linea, calcio d'angolo per il Sassuolo. Laurente con le trecine, adesso che si è fatto le trecine, Laurente. Poi Marica, saresti favorevole all'introduzione delle cheerleader nel calcio? Ci chiede Leonardo. No. Bella sta domanda. Ma cioè, il Napoli aveva provato a metterle due o tre lì. Tu faresti la cheerleader nel calcio? Ma assolutamente no, ma tu ti rendi conto io questo peso davanti? Ti ci vedo bene, però come ci intanto c'è un lascia perdere. C'è un check, attenzione. Baschirotto forse ha toccato la palla col braccio. A proposito, la mia maglia di Baschirotto dove? Ha dato rigore, Ha dato calcio di rigore, attenzione al Sassuolo. Il tocco di braccio, cioè. Sul cross, vediamola. Sì. Però non so se è volto. Però era attaccato al corpo. Il braccio era attaccato al no, corpo. Forse un po' staccato. Forse era un po' staccato, vediamo. L'arbitro comunque ha dato calcio di rigore. Mamma mia, no, dai. Attenzione, manda tutti via. Ah no, c'è un check in corso per un possibile fallo di mano. Baschirotto si è giustificato e quando i giocatori fanno così di solito vuol dire che l'hanno combinata grossa, Vediamo. Tu devi entrare nella testa di giocatore. Io ho giocato a calcio. Ma tu vuoi entrare nella testa di Baschirotto? Dai, si è giustificato subito sul cross, vediamo. La mano è giustificato perché adesso è andato al bar l'arbitro, scusami. Vediamo. C'è un controllo intanto in corso, intanto ci scrive Mr. Piff, Marica, sei tirchia, no problema, la cena la offro io, vedi? Oh, vedi? Hai già guadagnato una cena questa settimana. Il braccio sembra largo, però forse non la tocca, Vediamo, l'arbitro è indeciso. L'arbitro è Juan Luca Sacchi, l'arbitro che fece arrabbiare Simone Inzaghi l'anno scorso. Adesso ha fatto arrabbiare pure i giocatori del Lecce, vedi? Credo tu. In un Inter Bologna. Ma senti, Cristi, capannelli dei giocatori, dai, vieni qua. Mettiti lì. Capannelli, sì, vieni qua, senti qua, dai Crisci. Intanto siamo in 23, ragazzi, forza, allora, 30 mi piace la scarpa di Marica. Non vuole sedersi perché sa di kebab, vediamo, sentiamo. Si vede tra l'altro un pochino, vediamo. Controllo, c'è un capannello di giocatori del Lecce. Eccolo qua, Crisci. C'è un controllo in corso. Fabio Volo ci scrive, Marica, è difficile essere più tirchia di De Laurentiis, non ci credo. Sì, un po' sì, diciamo. Tanto che manda via più tutti. Tirchia di De Laurentiis. Ci sta mettendo un'ora e mezza intanto a decidere, Sacchi, se è rigore oppure no, da adesso ha preoccupato. Dionisi spera che venga assegnato questo penalty alla formazione. Insomma, prima bisogna capire se l'ha presa e poi capire se è volontario o meno e quindi magari se richiamarlo.
Allora, poi c'è una domanda di Leonardo. Non riescono a capire chi è che parla, ragazzi. Alla mia sinistra c'è Crisci. Michael come Crisci. Chi è che parla? Parla Michael Crisci. Sì, vediamo. Comunque, Sacchi, non riescono a capire se è calcio di rigore oppure no. Vabbè, ragazzi, calcio... forza, avete tempo per lasciare sto spollicione all'insù. Dionisi è un bel allenatore, eh? Sì, diciamo, sì, bravo, che bravo. Non è male, no, dico, non è male. Bagno, questa sarà tutta la puntata di Open Bar la prossima volta. In effetti, se è 3 minuti. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Dunque, c'è cover Berardi contro Falcone, lo seguiamo in diretta. Ci saluta intanto Massimo Taiocchi e Castoken. Depositate il vostro mi piace, esatto. Forza signori. Depositate il like qui sotto. Depositate. C'è Berardi sul punto di battuta. Vediamo. Contro Falcone, minuto 21. Rincorsa lunga, Falcone molleggia sulle ginocchia. Sacchi gli dice di stare sulla riga. Mamma mia, senti che fuochi. Da parte del Via del Mare. Fischia Sacchi, parte Berardi, rincorsa lunga, parte e rete, Sassuolo in vantaggio, battuto centrale, quinto gol in campionato per Domenico Berardi, che quest'anno sta trovando grande continuità anche sotto porta, è il quinto o il sesto addirittura, quinto, mi ricordavo bene. Leonardo ci scrive, non è mai rigore quello dato al Sassuolo, in effetti non si è capito bene. Ma questo qua è l'unico tifoso del Sassuolo che saltava con la maglia di Berardi. Sì, c'hanno tutti paura, eh. Non so se ci hai fatto caso, tirano tutti centrale, Mike. Anche sì. Calhanoglu nel derby. Non ricordo gli ultimi rigori tirati, ma tirano tutti centrali. Non mi conosco se c'è che è campionato. Allora forse in Premier ho visto il rigore, ho tutto da sa, forse l'hanno io pure anche lì centrale. Tranne Zielinski che l'ha angolata benissimo con Real. Però ha preso il palo, tra l'altro ha rischiato di sbagliare. Poi era tutto calcolato. Massimo dice a quando la scarpetta, ciao Nicola, la nostra prima tifosa marica. 30 ciao ragazzi, 30 siamo a 20, forza signori. Poi Leonardo ci scrive per Marica, quando è stata l'ultima volta che hai offerto ad un'amica un aperitivo o una cena? C'erano ancora i sumeri. E 15, no, io l'ho detto, c'erano ancora i sumeri. Al 15-18. Ah, ok. C'era ancora la lira, quindi. C'era la lira ancora, sì, sì, sì. La lira. Se vuoi gli stuzzichini, Marica, uno che te li può procurare sono io. Oh. Avevamo detto all'editore, ma per il momento non ce l'ha ancora. Ma l'editore procura. Ci deve ancora i soldi. Figurati se c'è. Chi abbiamo qua? Buonasera, ci scrive Castoken a tutta la chat. Buonasera Marica, buonasera, sempre più bella ragazzi, ogni giorno. Grazie. Anche a Crisci un saluto, dice Massimo Taiocchi. Depositate. Vedi che Crisci è qui, fatti vedere Crisci che magari non ti... Ci saluta anche Rosario Manculo. Ciao Rosario. Nei mesi di cartella. Esatto. Le voci di dentro dice buonasera signori, deponete i like. Deponete tutti i like. Ah, guarda che nella mia live ti ho preso la parola. Ma caro, guardate ragazzi, che non lo fate per noi, fatelo per quel povero editore di Fulvio Colovati. Non, non ti permettere di dire povero editore di Fulvio Colovati. Allora, dico alle voci di dentro che ho usato la sua parola, le voci di dentro, deponete i like. Esatto. Mi piace molto. Sta arrivando tutto lo squadrone CN24, Marica, scrive Castoken. Poi ci saluta Coco del West, da Panama, da anche Panama. Lui. Tutti da Panama. Panama. Andiamo forte a Panama. Poi ci saluta Castoken che dice pulsato like, la squadra di CN24. Vedi che portano gente. Ragazzi, condividete la diretta, che sennò vi fate due risate di venerdì sera. Tra l'altro Boate non l'ho ancora visto, dove diavolo si sta, è? Si sta preparando, che stasera va a gnagna. Ma dopo gli ho detto se mi passa a prendere dopo la diretta. facciamo un salto magari al Fifty Five. Sempre là andate. Andiamo sempre lì, magari c'è della... Clara? C'è... No, non c'è. Vanno non c'è perché c'è una cena che posso fare. Clara di Job. Ha una cena di Job con Deloitte. Tra l'altro salutiamo l'azienda Deloitte che lavora anche la figlia dell'editore. Quindi bisogna assolutamente salutare l'azienda che dà da mangiare sia a Clara che alla figlia dell'editore. Però l'editore non dà da mangiare a noi, da no, lascia stare, dai. Claudio Cassanetti dice ben ritrovati a voi, Napoli sfortunato in Champions, con il Reale Milan non sa segnare in Champions, va bene, un'altra volta. Poi scrive Inter andrà di nuovo in finale di Champions, ha scritto tre volte per essere sicuro.
Poi oggi un giornalista ha chiesto ad Allegri come mai tutti questi infortuni a catena, e Allegri si è inalberato come non mai. Sì, ha detto che le catene esistono, quelle delle biciclette, Marica. Ha fatto la battutona. Hanno reso tutti, infatti. Le biciclette di Forte dei Marmi, tra l'altro, dove andrà in vacanza, immagino. Poi Rosario ci scrive, le donne... No, non posso leggere questo messaggio. Non possiamo leggerlo, lo censuriamo. Ma tu lo stai leggendo anche tu? Si sta leggendo la chat, Grisci. Intanto siamo al 26esimo, Sassuolo in vantaggio a Lecce 1-0. Lecce, Marica, che è un po' calato ultimamente, da quando gli avete dato 4 gol. Non mi stupirei che comunque il Sassuolo vincesse a Lecce, che il Sassuolo vince in tutti i campi difficili. Milano con l'Inter, Milano col Milan, a Torino con la Juve. Sono in campo una quitrina, una roba. Sì, in effetti c'è, non è bellissimo il campo. Poi c'è Crisci che deve procurare gli stuzzichini, dice Giovanni. Rimangono tutti. Sì, non avevo dubbi. Sì. Per Nico e Marica, secondo voi la Lazio Lazio-Atalanta può finire in pareggio? Sì, però io do più chance all'Atalanta. Bella partita, grande Atalanta, tra l'altro a Lisbona, vittoria di personalità. Vero. Ha giocato un grande primo tempo. Giocato proprio bene l'Atalanta. Marica, non mettere in cattiva luce Fulvio, dice Rosana. Ci mancherebbe, la responsabilità è tutta sua, anzi, è tutta lei, assolutamente. No, però l'editore deve capire che noi abbiamo bisogno dei 2 mesi. Marica, non ti preoccupare, arriverà, tanto non ti preoccupare. Arriverà, arriverà. Diciamo anche di agosto che arriverà. Di luglio. Come Boris, che mi sono straordinario aprile. Sì, 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 sì. Rosario, vabbè, qua si scambiano opinioni a vicenda tra di loro. Ma fanno bene. Ci saluta Gabriele Parnoffi. Buoni, mi piace, forza Gabri, che siamo a 23. Ne mancano 7 per la scarpa di Marica. Forza ragazzi. Ciao Crisci, dice Rosario Mancullo. Ciao, saluti, saluti. Poi, vabbè, Jean-Michel Jarre. Con la sua musica illuminava i grattacieli, non lo conosco, onestamente non lo conosco, non so chi sia, francamente. Marica e Nico, chi vedete favorita per lo scudetto? Ci scrive Mister Pippe. Ah, ancora cioè, Mister Pippe, non Mister Pippe. Ancora è presto, secondo me, per... Siamo alla settima, sì. L'ottava. No, ma è presto, ancora presto. Ripeto, io, tutti avevano spacciato il Napoli, però ragazzi, secondo me il Napoli adesso sta cominciando il campionato, Napoli carbura. Intanto attacca ancora il Sassuolo con Pinamonti, che tocca forse una delle prime palle della sua partita, come diceva quel mio amico, ha toccato 3 palloni, palle 2 erano le sue. Poi Marco Van Basten ci saluta. Ah, che era il cigno di Utrecht. Di Utrecht che l'avete dipinto in Decetelè. Poi dice cosa stai dicendo? Non è arrivato. Quando è arrivato De Ketelaere avete detto il nuovo Van Basten. No, adesso cacà dicevano, ma erano stolti, stolti, non sulla chat, ovviamente chi lo paragonava. Ma ci scrive Marco Van Basten, è difficile guardarti dritta dritta negli occhi, cara Marica, bellissimo, affascinante, ti adoro. Grazie ragazzi. Scrive così. Grazie. È una persona assolutamente che priva di complimenti, Marco Van Basten. Glieli fa, scusa. Giusto, è giusto, ci sta, ci sta. Poi Leonardo ci scrive per Crisci. Adesso vorrei coinvolgiamo anche Crisci. Cos'è Crisci? Facciamogli questa domanda. Vabbè, fategli la domanda. Quante possibilità ci sono che giochi Ealing Junior? Secondo me è zero. Zero, quindi ti ha risposto. Molto più Higgins e Green. Tanto c'è uno a terra morto lì nel Sassuolo. Prosegue, attenzione, lanci in avanti. Chi è quello lì? Krstovic o Strefezza? Se Krstovic non interessa niente, infatti sbaglia il passaggio. Finché attacca con Strefezza Lecce va bene, ma se attacca con Krstovic no. Intanto c'è un giocatore svenuto a terra del Sassuolo, chi è? Boloka? È Racic, colpito alla testa, vediamo. Attenzione, una craniata si è preso questo arbitro, ragazzi, è veramente stordito. Scarso, non ferma neanche il gioco per i colpi in testa, che sarebbe la prima cosa da fare. Lancia bottigliette in campo Dionisi, ancora con la camicia al 6 ottobre. Ma lì fa un caldo che io sono stata con la canottiera al Via del Mare. Anche qua dentro fa un caldo pazzesco. Poi, se non fossi sposato, una cena Marica la offrirei volentieri, dice Rosario. Vedi che carino, io ringrazio. Poi non facciamo di tutto un'erba un fascio. Non è Marica risponde, Marica ringrazia. Marica ringrazia. Siamo a 2 like dai 30, signori, e siamo in 30. Vi ringraziamo per la grande.
grande seguito che ci state dando. Poi Nico, Mr. Piff, in onore a tutte le, no vabbè dai, a tutte le cazzate che hanno raccontato Piff dell'Inter, dice, ma no dai, non diciamo ste cose. C'è qua tutta la tifoseria del Napoli per la scarpetta, dice Massimo Taiocchi. Tutti vogliono vedere la scarpetta, ma neanche lo vuoi. No, che ho sentito un rumore. No, è la sedia cina. No, no, ho mangiato il kebab. Vabbè, dai, andiamo. Allora, Giovanni dice: l'Italia di rugby sta perdendo già 15-0. Beh, strano, di solito è una squadra che vince tutte le partite. Saranno i primi 2 minuti di partita. Sì, sì. Abbiamo trovato una serie di cucchiai di legno che farebbe invidia alle nonne che cucinano i passati di verdura. Poi vabbè dai, vabbè, qua continuano a scambiarsi idea. È una bestemmia paragonare Van Basten a De Ketelaer. Sono juventino, ci scusi, però l'hanno fatto. Ma non l'ha fatto nessuno, Marco, ti stiamo dicendo che l'ha paragonato a Kakà al massimo, proprio di quelli che forse avevano bevuto qualche gin tonic di troppo. Sì. Un po' come Ned Kravic, cioè, lasciamo perdere, anche lì si sono bevuti qualche amaro di troppo, l'amaro del capo. Intanto attacca ancora lo Strefezza, all'indietro per i cross di testa libera Ferrari, ancora per la sponda di Pinamonti, interessante per Berardi, cerca di far viaggiare Laurenti, bravo Pongracic, che era l'ultimo del Sassuolo che riesce a difendere. Ci scrive stasera tantissime domande, Marica. Se non le leggi, Le leggiamo, ma vedi che siamo a un mi piace dei 30, quindi è il momento catartico quasi della live. Quasi. Marica, la Lazio vince in Coppa 2-1 col Celtic al 96esimo, è seconda in classifica dopo 20 anni, così finalmente Sarri è contento. Ecco, poi ci scrive Marcello Palazzolo, che canale è? Vuoi rispondere di che canale è? Quale canale? Cioè, riescono a chiederci anche di Lecce Sassuolo che canale è? Vabbè, ragazzi, su Sky. No, ma sai che nella mia live mi entrano dentro e mi continuano a dire: fai vedere la partita, fai vedere la partita. Non si può. Vedi, addirittura tu glielo dici, brava. Giovanna Gian Saverio Abruzzese ci saluta. Buonasera, Marica. Finalmente le partite. Le scommesse, in che senso? Non ho capito. Faccio il 30esimo like per la bambola Marica. Oh, infatti siamo a 30. Siamo a 30, signore. Allora, ragazzi, addirittura siamo arrivati alla mezz'ora della trasmissione. Adesso vi faccio vedere questa scarpetta dorata. Guardate che bella che è. È aperta anche dietro. Scarpetta dorata, giusto per questa stagione. È metà chiusa davanti e metà aperta. Guardate. Guardate che bella, questa scarpetta delle mie, senti. È sempre profumata, stasera un po' di nuovo. No, senti che salì. Sì, no, stasera sì, sempre di nuovo. Non puoi toccarmi perché dopo c'ho calcissimo, stai attento. Guarda, non senti, posso guarda. Andare in diretta. Senti con che la... bella scarpetta, sì, guarda. La sento. Guardate che bella. Ragazzi, è dorata, vedete? Vi do la... Senti, Cristi, fa male. Mi scrive se hai 43. No, ragazzi, ho il 37. Ci saluta Luca Boate, eccolo. Ecco qua, Luca. Ciao, perché Boaz. Vieni qua che ti tiravo un bel tacco proprio. Lascia like, Boaz, forza. Comunque, vi invito a recuperarla anche per la vostra fidanzata, perché la vostra fidanzata la indosserà completamente biotta. No. Con un perizoma dorato che richiama, È una bella idea. Orecchino dorato, pensate che bello che vi questa si avvicina a voi. Perizoma dorato. Per il zoma dorato con la scarpetta così dorata, molto, allora, molto semplice, molto scrive... bello. Com'è il tacco? Ma non il fatto, ma dai, poverino, mai. Ci scrive Marcello Palazzolo. Scusami, mi dava la live. Ok, Lecce Sassuolo. Di solito in prima linea si scrive sopra che tipo di live. Ma non scriviamo Lecce Sassuolo live perché la seguiamo con un occhio distratto. È vero, un occhio di qui e un occhio di qui praticamente. Sì, 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 assolutamente. Poi rugby Francia-Italia 17-0. Migliora la situazione di minuto in minuto. Poi che si dice, cari? Ci scrive Luca Boate. Oh, Boate, come dice... ti sei vestito stasera per andare al 55? Dopo se vuoi passare a prendermi, mi raccomando. Inoltre la clip alla mia ragazza, dice Luca Boate.
per il zoom fatto apposta. Sì, esatto. Intanto, Marica, non siamo ancora riusciti a parlare dell'argomento del titolo in tutto questo. E qual è? Che ho scritto: carriera finita per un big della Serie A. E mi riferisco a sì, ho titolato con il punto di domanda. Apri un po' la porta, che se c'è odore di kebab. Vabbè, tu cosa ne pensi? Se prende 4 anni, direi che la carriera è finita. Finita. A 34 anni, direi che possiamo anche. E adesso bisogna vedere la Juve. Bisogna vedere la Juve che decisione prende, no? Rispetto a questo tipo di sentenza. L'importante è che non si levi la scarpetta a crisci, dice Giovanni. No, guarda. Vabbè, non c'è. Oddio, l'evacuazione. La manica destra, devi tirarla più su, Marica. Tanto sì. Berardi a terra, daranno 15 minuti di recupero probabilmente. Manica destra, le tiro su tutte e due, o devi dare. Allora, lo vedrai bene come rapper, dice Luca Boate, Pogba. Sì. La facente non è male. Sì, è vero, potrebbe avere una diciamo carriera. Esatto. Juan, ma scarpette Marica. Hai visto che bella? Quella di Cenerentola. Se il Napoli prendesse Icardi per sostituire Osimhen, De Laurentiis andrebbe d'accordo con Vanda? No, non penso. Non penso, non penso. Poi Pierino avrebbe detto la scarpetta la se pelle de caso. Vabbè, lasciamo perdere. Marica, cosa ne pensi di Napoli Real? Gabriele Parnocchi. Ragazzi, Napoli Real, Napoli sfortunato. Napoli ha giocato bene, comunque se l'è giocata a viso aperto. È stata una partita, diciamo, giocata dal Napoli con personalità contro una squadra forte. Poi il Napoli è riuscito ad andare in vantaggio, a sbloccarla con Østergaard, però dopo, ecco, sono venute fuori un po' le personalità del Real, che sono comunque molto forti. È venuto fuori Vinicius, Bellingham soprattutto, perché Bellingham, ricordiamo, è stato l'artefice dell'assist a Vinicius. In più ha fatto un gol straordinario, praticamente ha dribblato tutti come uno slalom. No, Østergaard poteva andare addosso, dai. Sì, si è tirato indietro, diciamo che c'è stata un po' di sudditanza psicologica, sì, di Østergaard, assolutamente, dai, sì, e poi magari anche la paura Bellingham di... è diventato Pelé, è diventato, beh, Bellingham è un giocatore, dai, molto va forte. Bene, tutto siamo nell'era di Bellingham, ragazzi. Abbiamo capito dove è finito il calcio. Una volta c'erano i campioni. Bellingham non è un campione secondo te? Ma vai. Un campione, però una volta, Marica, ti ricordo che in Serie A c'erano campioni. Ma cosa c'entra una volta? Tu devi guardare adesso il calcio di adesso. Adesso Bellingham è considerato uno dei giocatori più forti. Ho capito. Va bene. Dopo te lo guarda, te lo passo a te. Quando giocherai contro il Real, probabilmente sarà così. Bellingham fa un gran gol, però era da solo contro tutti, dice Luca. No, ha saltato Anguissa, ha saltato tutti praticamente, ha fatto uno slalom speciale in aria. Appunto, retrocedeva. Intanto siamo a 33 mi piace, ragazzi, mega bolgia questa sera. Sarà anche la presenza di Crisci che sta facendo rialzare questa live. No, secondo me è Crisci. Strefezza, ma c'era fuori gioco, porca miseria, c'era strefezza. Gol mangiato di Krstovic, che comunque è sempre pericoloso sto ragazzo, di te. Tanto sa che ha fischiato un fallo, non ho capito bene di chi. Vediamo, palo del Lecce comunque. Mamma mia, sul cross di Gallo. Ha fischiato un fallo, prima. Sì, poi tiro. Sì, poi sul tiro di strefezza si è immolato, credo, Erlich. Colpito di mamma testa mia, da solo, palo clamoroso del Lecce, però il gioco era già stato fermato per un fallo in precedenza proprio dello stesso Krstovic, l'attaccante montenegrino. Per Nico, secondo te D'Aversa avrebbe le caratteristiche per allenare una big? Ma secondo me è ancora presto, è un bravo allenatore, però abbiamo visto l'esempio lampante è Giampaolo, ecco, di una big che non ha fatto benissimo al Milan, da quello che mi ricordo. Poi Sassuolo, 5 tifosi grandi, ci sono 5 tifosi del Sassuolo, Marica, Lecce. Ben 5. La trasferta è un po' lunga, poi di venerdì sera. Poi di venerdì, insomma, bello il numero da parte di Berardi, perde palla, bravo strefezza, recuperava, dai, verticalizza ancora per Anquist, fallo da dietro, arriverà un giallo alla fine dell'azione, attenzione, palla in area di rigore, vediamo, la parata di Consigli, grande intervento da parte del portiere di Cormano,
ancora uno contro uno con Anquist, tocca l'indietro che per Cormano. Sì, parte un cross, un vecchio cuore rosso nero. È un vecchio cuore rosso nero, tra l'altro lui con l'Inter prende sempre 8 e mezzo, non so se lo sai, perché si esalta. È vero, lui è un grande tifoso del Milan, quindi si esalta sempre nelle partite contro l'Inter. Poi rugby Francia Italia 24-0, migliora sempre di più la situazione per l'Italia, veramente una squadra eccezionale. Nico, domani si vince, dice Luca Boate. Domani è tosta Genova, perché veniamo da mercoledì sera, siamo tornati giovedì mattina. Ma che manavantismo che mette, però non c'è Retegui, quindi io mi aspetto. Poi bisogna andare fino a Genova. Ma certo, che è lontanissimo. È una trasferta lunghissima. Genova. A questo punto, il fatto che perdi almeno mezza giornata di finitura, quindi bisogna arrivare tra l'altro col treno. Certo. Quindi è una trasferta molto stancante. Ma certo, infatti, sono 100 km da Milano. Poi cresce il numero uno, dice Massimo Taiocchi. Vedi? Massimo, hai ragione. È presente Castoken, dice. Poi Marica, ci scrive Marco Van Basten. Staresti bene in tutti i modi, scarpetta o senza? Anche con le pantofole di mia nonna. Oh, che belle! Saluti dal cigno di Utrecht. Invidio la tua camicetta e Crisci che è accanto a te. Sì. Anche io sono accanto a te. Anche lui è accanto a me. Però Crisci si deve spostare un po' perché ha mangiato il kebab. Il kebab, sì. Intanto siamo in 32, signori, ma sicuramente qualcuno non ha depositato il suo mi piace qui sotto. Fatelo, tipo Mostafà che è arrivato, Marica. Oh, Mostafà. Ti fa un sacco di complimenti. Ci mancava Mostafà, The most beautiful woman in the world. Di Mustafa che è sempre carino, tireranno via la Champions, la Coppa UEFA, l'altra coppa, sì, tiriamo via tutte le coppe, tiriamo via ragazzi, dai, tranne le mie, no, che le coppe quelle lì rimane. Tutto normale nella Marotta League, fa polemica Luca Boate, stasera faremo polemica sul calendario perché il Milan gioca solo dopo 2 giorni, poi parleremo di Pogba ovviamente, però questo avremo Mario Inter in collegamento Sky. E chi è Mario Inter? È un grande youtuber, personaggio pagato, voglio coinvolgerlo ovviamente in questa polemica del calendario. Marica, the most beautiful woman in the world, ti saluta Mustafa. Thanks a lot. Thanks a lot. Addirittura. Consigli quando è in serata, è incredibile. Io lo conosco, Andrea. Anche io lo conosco. Grande amico. Marica, ci mostri il tattoo sul braccio che hai? Si è Castoken, vuole sapere anche cosa c'è scritto. Ecco qua. Questo è 1926, che è la data di fondazione del Napoli, poi c'è scritto un'unica città, un unico colore, un'unica sola fede. Questa è una dedica alla mia città. L'altro non hai ancora potuto farlo. L'altro ancora non lo faccio perché deve passare ancora un po' di tempo perché c'è la cicatrice. Intanto siamo al 43esimo, fino a lì non è che leggo benissimo, ma credo di sì. Parte un cross, azione questa, faccio indietro Strefezza, ma perché? Perde un sacco di tempo mamma Strefezza. Mia, parte ancora il tocco per Dorgu, non mette in mezzo, adesso il cross in mezzo di Anquis, troppo lungo, palla che sfila da tutta l'area di rigore, poi c'è un intervento brutto, arriverà un giallo. 34 minuti di recupero. Sì, adesso vedremo quanto darà di recupero perché si è perso un salto e ora Berardi a terra, fa una scena incredibile, mamma mia. Sembra che ne ha sparato nelle gambe. Intervento credo di Rafina. Ci stava il giallo. Qua dimostra Sacchi di essere un arbitro mediocre perché non ha ammonito neanche Barella è arrivato Marica, cosa ne pensi di Pogba dopato fare una squalifica di 4 anni? Vedi, Allegri, aspettiamo l'esito delle analisi. È stato ammonito Rafina intanto, almeno quello. Cosa ne pensi, Marica? Che se è stato trovato positivo e le analisi l'hanno confermato, è giusto che prenda i provvedimenti che sono da prendere. Da zona indietro di 15 secondi, voi dove l'avete la partita? Noi abbiamo tutto qua, Sky, da zona, Amazon Prime, tutto. Abbiamo una televisione col tubo catodico ma dove si vede tutto. Se dovesse vincere la Juve col Torino cacciano lo stesso Allegri, vedi, Stefano Grilli non sopportano più Allegri, Marica, non lo vogliono più vedere. D'altronde non è il primo anno, diciamo che questa crociata contro Allegri dura, tanto cade ancora per terra uno del Sassuolo, basta con queste scene veramente dura veramente da tanto tempo. Comunque ovviamente il tifoso della Juve si aspettava di più, non stai facendo le coppe, ti devi concentrare solo sul campionato, però voglio dire, la Juve non sta dimostrando di essere quello
schiaccia Sassi che tutti magari si aspettavano, no? Ci saluta Sacchi Marica, che credo sia l'arbitro della partita. Poi nel frattempo credo ci saranno almeno 8 minuti di recupero. Sassuolo è insopportabile. No dai, veramente non ha fatto niente qua. Intervento non c'era nulla. Marica, hai delle pantofole blu, vero? Ci scrive Rosario. No, le pantofole che ho sono grigie. Marica, domani si giocano le schedine, a te piacciono? Ma sì, diciamo di sì. Mi chiedono anche se gioco delle scommesse. No, non gioco una schedina dal 2016. No, io sì, ogni dico tanto sì. Io la butto dentro una schedina. 5 minuti di recupero, va bene, sono anche poco. Anche attenzione, se ne va dentro. Eccezionale ancora. Mamma mia. Conclusione di Anquist, forse poteva anche scaricarla al centro, però da lì ha fatto guarda bene. Guarda che calciare. Lecce è veramente sprecato un sacco di palle. Sì. Oggi ho adottato 3 gattini, dice Marco Van Basten, trovati in campagna. Bravo. Ti dispiace se la chiamerò Marica? No, no, piace, bello, sì, chiamala come me la gattina. Anch'io ne ho 3 di gatti. La Ginetta. La Ginetta. Il mio cuore. La Gretel. Come di testa da parte di Basten. Gretel. Alto sopra la traversa. Ci saluta Sacchi, dice ciao a tutti gli amici della chat. Una domanda alla bellissima Marica: hai qualche maglietta di qualche giocatore? Eh sì, del Napoli praticamente ce li ho quasi tutti, cioè nel senso del Napoli c'ho quella di Cavani, Lavezzi, Higuain, Amsic, tutto Amsic lo conosco, quindi vabbè, me l'ha fatta proprio lui. Insigne, me l'ha firmata lui, tutto qua. Vabbè, Amsic perché lo conoscevo, però sì, ce li ho abbastanza. Poi me l'hanno spedita l'ultima nuova, quindi me l'hanno spedita a casa. Devo dire che ne ho parecchie. Altra paratona di consigli ci scrive Rosario, sì. Anche Mertens. Allora, se fanno le analisi da tutto il resto della Juve, dai Rosario, non scriviamo queste robe per cortesia. Guardate con attenzione, una bella femmina, ti scrive Castoken. Grazie ragazzi. Marica, grazie. Chi preferivi tra Ronaldo il fenomeno e Van Basten? Qua è dura. Beh, Van Basten. Però ragazzi. Lo so, però Van Basten aveva quel modo, sai, elegante di toccare la palla, aveva quella classe, secondo me quella ha premiato tanto. Sì. Io non l'ho visto giocare, invece ho visto giocare Ronaldo il fenomeno, penso che l'altra, difficilmente. Di oggetto supersonico. Sì. No, Ronaldo il fenomeno, io penso sia il giocatore più forte che ho visto giocare nella storia del calcio. Non esagero, perché se avesse avuto 2 ginocchia diverse, già ha vinto un mondiale che non aveva neanche 2 ginocchia. Figuriamoci se avesse giocato con continuità. Ceferin vuole fare la Superlega, ci scrive Giovanni, al posto delle coppe attuali. Ce l'avevano con Agnelli, voleva soldi, vabbè, insomma, vuole fare la Superlega. Agnelli voleva farla senza la UEFA. Sì, l'ha voluto fare di notte, di nascosto. Con un comunicato sotto traccia, che poi era anche, tra l'altro, fatto abbastanza in maniera, diciamo così, leggera. Non è divertente sfottere... si scrive Castoken, vai. Per Nico e Marica, secondo voi chi vince il girone di Europa League? Ah, quello bello, tra i K Atene, Ajax, Marsiglia e Brighton, Marica. Col Brighton di De Zerbi. E cosa l'hanno soprannominato De Perdi. Ma cosa chi vince sapere? Il girone? Ai K Atene, Ajax, Marsiglia o Brighton? Chi arriva prima? Conta che hanno pareggiato ieri a tutte e due. Ajax, vince l'Ajax. Nella prima ricordiamo che è finita anche 3-3 tra Ajax e Marsiglia. Marica, la Roma si riprende in coppa con Lukaku, ci scrive Gabriele Parnoffi. Io lo spero per la Roma, perché vabbè, ha vinto ieri in Europa League, sì, però contro le Salviette. Sì, però diciamo la caratura dell'avversario era poco di. Tanto ho detto Salviette. Sì, è diventato virale un video, no, stasera lo dirò, di Cantella. Mourinho stesso ha parlato quasi di Salviette. Sì, Cantella l'ha detto in settimana, infatti stasera lo dirò, che un suo video è diventato virale sul nostro profilo perché ha detto Salviette invece di Servette. Christian Gobbo, dice Rosario. Vedi, leggiamo tutti i messaggi. Non è... se volete anche insultarci, fatelo pure. Vedi, sa che hai fatto una domanda, poi vabbè, ma qua Castoken parla da solo ogni tanto.
Lecce è sfortunato sto primo tempo, dice Massimo, sì, Taiolo. Assolutamente sì, Lecce meritava perlomeno il pareggio. Primo tempo che tra l'altro sta durando 5 minuti di recupero. Sì. Ma aggiornateci sul rugby, aggiornamenti sul rugby, esatto. Dopo diamo aggiornamenti sulle altre partite della serata del calcio europeo, che so che intrigano molto. È finito il primo tempo, nel frattempo a Lecce, sembrate le anatre che starnazzano, dice Giovanni. Grazie. Abbiamo anche dei difetti. Come no, anatre, più che altro Okafor. Okafor, sì. Siamo delle Okafor. Ci sono le anatre, ci sono Okafor, c'è Gallo e c'è Falcone. Quindi esatto. Stasera ci sono tutti. E c'è pure Criscione qua vicino. Sai che Paola Saulino ha avuto una storia con Giorginio? Chi è Paola Saulino? Io non so neanche chi è. Ma chi è sta gente, ragazzi? Risultato del primo tempo bugiardo. 1-0 Sassuolo è finito, eh? Poi Marica, tu sei stata fidanzata con qualche azzurro? Ah, qua non lo dirà mai. No, ma qua non lo vuole dire, ragazzi. No, io lo so, ma non lo posso dire. Ma non è azzurro. Posso dire che sia vero oppure non è vero, ragazzi. Posso dire che sia vero oppure no. Gobbo non è un'offesa, dice Rosario. Come fate a non conoscere la Paolona nazionale? Ma chi è sta Paola? Ma io non so neanche chi è, ragazzi. Paola Saulino, andiamo a vedere su Instagram. No, non so neanche chi è. Andiamo a vedere, vai, dai, intanto fai un tuo pippone di un minuto sul primo tempo di Lecce-Sassuolo. Lecce-Sassuolo, una partita comunque vibrante perché ci sono stati continui ribaltamenti di fronte. Devo dire che il Lecce è stato più offensivo, però certo è mancata anche un po' di fortuna, un po' di concretezza agli ultimi 30 metri, però assolutamente il Lecce è in partita, anche sì. Se sotto. E secondo me il Lecce nel secondo tempo merita appunto. Comunque sta Paola Saulino, sono andato a cercarla, ragazzi, e ne so quanto prima. quindi direi che è tutto regolare. Tutto regolare, allora, non ce ne ha fatto un cambio. Esatto, diciamo così. Primo tempo è una tifosa napoletana, ci scrive. Con tutto il rispetto, la chat è lunga, non puoi stare dietro a tutto. No, infatti, se fate domande, ragazzi, le leggo volentieri, ma Castocchi, finché parli da solo, è anche difficile fare domande. come fai a non conoscere Paola Saulino? Anche Rosario rincara la dose. Luca Boati ci scrive che è una tifosa napoletana. Meno male che si vede benissimo stasera. Sì, l'altra volta. Oh, non meno male perché. Che si vede meglio. Rugby, Francia 24, Italia 5. Oh, abbiamo fatto una meta. Ma meno male. Bene. Per Nico, Marica e Michael Crisci, chi vince il big match tra Arsenal e Manchester City? Però secondo me è il City. Per pareggio, me è il City. Pareggio. L'Arsenal ha un. È un pareggio scritto nella pietra. No, l'Arsenal ha un complesso di inferiorità. City. Segnatevelo, che poi l'ho detto. No, sulla Premier sono abbastanza ferrato, quindi insomma che. Adesso Mike qua vuole dire anche la sua. Vabbè, Mike, ma scusa, ma cosa ne sai tu della Premier? Con cognizione di causa? No, secondo me sarà una partita tirata, ma alla fine vincerà il City. Intanto diamo aggiornamenti anche sul calcio internazionale, Marica. Ha giocato ovviamente in Serie A la partita del 18:30, bellissima, Empoli-Udinese. È finita 0-0, si sono addormentate anche le zanzare. Lecce Sassuolo 0-1 primo tempo. Poi in Liga Turca, Demirspor Trabzonspor 1-0 ha segnato. Te lo ricordi l'ex Lazio Nanini? Nani, anche ex Manchester United. Ma io ero andato in Inghilterra. Anche, esatto. Ma io non mi ricordo di Nani. Ex Manchester United, ex Sporting Lisbona, dai Marica, non te lo ricordo. Eh no, non me lo ricordo. Anche portoghese. In Olanda il Volendam sta vincendo 1-0, una partita imperdibile contro l'Utrecht. Poi il Brescia in Serie B sta perdendo in casa nel derby di Brescia con la Feralpi Salò. Questo non va bene. Ha segnato la Mantia, l'ex Benevento. In Serie C il Mantova sta vincendo 1-0 con l'Alessandria. Dei geni che ha messo la partita Mantova-Alessandria a ottobre di sera. Va bene che c'è un bel tempo, però poteva anche esserci la nebbia. Veramente geniali quelli che mettono queste partite. In Germania il Mönchengladbach è 1-1 col Magonza. Ha segnato Gruda nel Mainz. Gruda? Sì. Nuda e cruda. Sì. Poi in Spagna l'Atletico Bilbao sta vincendo 1-0 contro l'Almeria. L'Almeria ed è quarto in classifica, segnato Gorka Guruzeta. Uno stuolo di big match. Però. Sì, veramente partite assolutamente imperdibili. In Francia è 0-0 al 41esimo tra Strasburgo e Nantes.
In Portogallo il Moreirense sta perdendo in casa contro il Boavista. Vabbè, partite, vabbè, diciamo che non verranno ricordate per la loro bellezza. Poi, quando urlate per la partita sembrate delle anatre, dice Giovanni Ghiotto, grazie. No, delle oche. Adesso va di moda, vanno di moda le oche. Sì, sì, sì. Marica, con tutto rispetto per l'olandese, ci scrive Marco Van Basten, Ronaldo era un altro pianeta, giocava alla velocità della luce. Ragazzi, io ti dico che secondo me va a gusti, nel senso che comunque io ho anche, diciamo, espresso la mia opinione come modalità di gioco. Secondo me Van Basten era un giocatore molto più elegante nelle giocate, molto più raffinato, e io l'ho apprezzato di più per questo motivo. Poi voglio dire, anche Ronaldo il fenomeno, per carità, era un grande giocatore, però se posso dire la mia, io ero più incantata dalle giocate di Van Basten. Sì. Poi ricordiamoci anche quel trittico che c'era lì davanti, Van Basten, Gullit e Rijkaard, che faceva tutta la differenza di questo mondo. Gabriele ci chiede, Marica, come te lo spieghi? Inter Benfica, Lautaro ha 5 occasioni sotto rete ma non realizza, vince solo 1-0 l'Inter con gol di Turan. Secondo me se lo vorrebbe spiegare pure lui, perché la palla non è entrata in rete tutte quelle volte che ci ha provato. Sì. D'altronde ci sono quelle partite, ragazzi, dove quando non entra, non entra la palla. Cioè, 4 gol fatte alla Serie A. Appunto. Ci sono partite veramente dove la palla è stregata, non entra. Intanto siamo a 33 like, ragazzi, ci siamo piantati con il mi piace. Forza, qui sotto deponete il mi piace per il nostro editore Fulvio Collovati. Intanto è stata annullata la meta all'Italia, quindi siamo 24-0. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Ti chiedono di alzarti in piedi, Giovanni Ghiotto. No, lo facciamo a 40 mi piace, dai, così diamo anche un altro obiettivo per la chat. Poi Marica, facci un scavallamento, la Shannon Stone. L'ho già fatto prima perché c'avevo la gamba atrofizzata. Ecco, da quando Bonucci ha firmato con l'Union Berlino, ci scrive Leonardo Isola, la squadra tedesca non ha più vinto una partita. È un caso? Ma va, Union Berlino, a parte che non è mai stata questa squadra così forte, eccetera. Poi l'ho detto anche prima, ragazzi, cioè non c'è da attribuire la colpa a un solo giocatore se le squadre perdono, cioè è il gruppo che non funziona. Sì. Mi sembra anche un po' ingeneroso dare solo la colpa a Bonucci, perché l'Union Berlino non vince, dai, cioè adesso parte tutto, ma... Allora, mentre siamo nell'intervallo di Lecce Sassuolo 0-1, presentiamo un po' la giornata di domani. Marica, abbiamo parlato, abbiamo dato spazio alla chat, adesso presentiamo un po' la giornata. Parte domani alle 15 con Inter Bologna, l'Inter che aprirà la giornata. Come vedi questa partita, il tuo pronostico? Allora, nel Bologna mancheranno tanti giocatori, Bologna poi è una squadra che prende gol, secondo me l'Inter può permettersi di fare un ampio turnover. Però io ti dico la verità, io un giocatore come Thuram non lo terrei fuori, adesso gli darei comunque la continuità, e proprio per fargli capire l'importanza, no, del suo contributo in ogni partita, perché ricordiamo che l'Inter, guardando un po' i tempi passati, è scivolata soprattutto con le piccole. Sì. Quindi occhio, perché è vero che con le grandi fa dei buoni partitoni, però con le piccole in passato è scivolato. Quindi bisogna capire, insomma, di chiudere la partita e poi naturalmente gestire un po' il risultato. Pronostico? Scrivetecelo anche in chat. Per me vince l'Inter. Vince l'Inter, dici? Sì. Luca Boate scrive X. Marica fa i pronostici di Massimo Taiocchi, poi vado a scommettere i risultati. Dai, tutti i ragazzi vogliono un pronostico. Ho fatto vedere che è successo. Tutti gli eventi che in questo momento stanno andando live, c'era anche uno di qua, dove c'era la partita di rugby, ho visto due giocatori della Francia abbracciarsi, quindi ecco. Hanno fatto un'altra meta, vedi, sì. Poi vince l'Inter 3-1, dice Leonardo. Lele dice che vince il Bologna, vedi? Rosario dice pareggio. Vabbè, comunque tu vedi la vittoria dell'Inter. Io vedo la vittoria dell'Inter. Secondo me l'Inter, anche con le seconde linee, con un turnover massiccio, porterà a casa la vittoria. Ricordiamo che nel Bologna mancano anche tanti giocatori, quindi sì. Già il Bologna è in difficoltà, poi con questo, diciamo, con queste carenze, naturalmente contro una squadra forte come l'Inter. Sì.
ci sono poche, secondo me, poche speranze, insomma, di poter portare i tre punti a casa. Però ho detto questo, io non è che sono la maga Circe, da come la vedo io, secondo me l'Inter porta i tre punti a casa. Vince secondo te? Intanto sì. Siamo a 35 like, ragazzi, dai, a 5 mi piace facciamo alzare in piedi la manica, dai. Ecco. 5 mi piace ancora la facciamo alzare in piedi. Mi fanno scrollare dalla sedia. Poi domani alle 18 c'è l'incertissimo da anni derby di Torino tra Juventus e Torino. Sappiamo che il Toro ha vinto un derby negli ultimi tipo 29 anni, una roba del genere. Quindi voglio chiederti, Marica, come finisce? Si gioca allo Stadium alle 18, Juve che sarà senza Pogba chiaramente e senza due pedine fondamentali come Vlahovic e Chiesa. Esatto. Quindi? Ma io ti dico che secondo me la porta a casa la Juve, o se no pareggio, come ho detto oggi ad alta quota. Però non è una partita semplice, guarda che questi derby sono sempre molto sentiti da entrambe le parti. Poi in questo momento è vero che la Juve diciamo è priva di Vlahovic e Chiesa, questo è un fatto, sì. Però è anche vero che insomma il Torino subisce molto, quindi è una squadra che fa anche molta fatica a segnare gol e subisce anche molti gol, sì. Quindi insomma potrebbe essere un derby sicuramente interessante, però secondo me la Juve, o un pari o vince la Juve. Juve di Cortomuso, dice Luca Boate. Leonardo dice 2-2. La Fiorentina ci magnammo sangue, dice Rosario. Vabbè, adesso non anticipiamo le altre partite. Quindi tu dici che vince la Juve o pareggio? Sì, o pareggio, io do due risultati, o il pareggio o vince la Juve. È difficile che il Torino porta a casa il risultato. Poi io, ragazzi, se porta a casa il risultato il Torino, mi sa che molti saremmo felici. No, vabbè, a me non faccio la corsa sulla Juve, sinceramente. La Juve perde, dice Rosario. Vabbè. Domani sera, Marica, c'è un bel posticipo al Marassi, trasferta lunghissima tra l'altro per il Milan che torna da Dortmund, ricordiamolo, molto stanco. Genoa-Milan col turnover. Sì, allora nel Genova manca Retegui, che questo non è un'assenza di poco conto. Sì, non dovrebbe recuperare. Non dovrebbe recuperare, quindi secondo me il Milan farà un turnover, data appunto la caratura anche dell'avversario. Data l'imminente partita con la Juve che ci sarà, esatto, tra 3 settimane. Quindi quasi. A mio parere il Milan la porta a casa nei confronti del Genova, anche diciamo in maniera facile. Facile, dice, addirittura. Sì, assolutamente. Ci ha giocato Johnny Gudmundsson. Ecco, vedi, Gudmundsson settimana scorsa, ricordiamo, a calcissimo il venerdì, tra l'altro con una grande presentatore, è stato dato il consiglio al fantacalcio di Gudmundsson da Michael Crisci. Non solo fantacalcio, no, non ho capito. E avevamo anche detto di mettere Szczęsny contro l'Atalanta. Sì, ma io non ho capito chi non è so il grande ricordi, presentatore. Crisci. No, non me lo ricordo. Cioè, io il grande presentatore, io Pippo Baudo ancora non l'ho visto. Tipo, vuole tutte le ricevute di tutti quelli che si sono giocati anche la doppietta di Gudmundsson. Vedi, grazie a Chris e grazie ovviamente al presentatore che ha consigliato di mettere e non Montipò a Torino. Siete ricchi per Ventoroso. Poi derby di Torino, vince il Torino, dice Lele. La Juve perde, il Genoa vince, il Bologna pareggia. Insomma, Rosario vuole tutti i risultati che facciamo bene a Napoli, ecco. Per dirla breve. Fa bene Rosario. A Genova ci balliamo la fresca, dice Luca Boate. Vabbè, Massimo Taiocchi saluta. Hai capito la citazione? No, non ho capito. È lunga. Ha un personaggio che sta andando molto in voga, tale Filippo Champagne, ama sperperare denaro. Sì, ho capito. Genoa-Milan 1-2, dice Leonardo Isola. Marica. Monza Salernitana, partita decisiva per Sousa, e ci dà un assist il buon Gabriele, perché dobbiamo parlare proprio di Monza Salernitana. Grande anticipo della domenica di pranzo alle 12:30, Marica, quando tutti quelli che fanno Baldoria saranno Monza, appena svegli. Monza Salernitana, sì, quindi Monza, io devo praticamente non puoi uscire, non posso uscire di casa, 12:30, devo fare il giro. Quanto finisce? Per me vince il Monza. Date la botta decisiva a Sousa? Per me vince il Monza. Ah, ecco. Per me vince il Monza. Io voglio ancora vedere il Papu Gomez, perché adesso io l'ho visto ballare con Gagliani. Si è vista la danza, una roba importante. Sì, diciamo che siamo stati
che non c'entrava niente il ballo di Galliani con la danza del Papu, però voglio dire divertente, si parete divertente. Sì, certo che adesso il Papu deve giocare e naturalmente deve sopperire l'assenza di Caprari. Sì, perché si è rotto il ginocchio. Esatto, quindi esatto. Rientrano in campo le squadre dopo un intervallo lunghissimo durato quasi 16 minuti. Cioè, ci sono tutti i 22 del primo tempo. Comunque bello pieno il Via del Mare. Sì, perché fa ancora caldo. Molto caldo. Sì, sì, sì. Io, Marica e Rebel abbiamo fatto di meglio. Cioè Luca Boate. È vero. Così. Abbiamo ballato. Ho visto. La roba. Abbiamo ballato la Papu Dance. Io penserebbe il che balla la Papu Dance e Rebel ma c'è tutta la differenza di sto mondo. L'ho vista. Vabbè, quindi vince il Monza per te. Per me sì. Poi alle 15 di domenica Frosinone Verona. Ecco, questa è una partita che potrebbe bella essere partita. Pareggio. Pareggione, sì. Pareggiotto. Bel pareggio, sì, tra Frosinone e Verona. Tutte e due un punto per andare avanti in classifica. Esatto. Sai che si lottano per salvarsi. Tra l'altro Frosinone che è partito benissimo. Sì, è partito bene, a parte col Napoli. Con l'irreprensibile di Francesco. Poi Giovanni Ghiotto ci scrive: scusatemi, voi lo sapevate che la Fiat è di proprietà dei francesi? Sì, chi se ne frega anche in questo momento, Giovanni. L'attuale è vero che Pioli è considerato uno dei migliori allenatori italiani? No, cioè nel senso va bene tutto, però se io potessi cambiare Pioli oggi con Conte lo farei subito. Vi dico la verità, anche io vorrei Conte al Napoli. Dico, e comunque, anche io vorrei Conte al Napoli per vedere che si prende a segnare. Appunto. Sì. Quindi Marica pareggio? Sì. Tanto sta ricominciando la ripresa tra Lecce e Sassuolo. Poi c'è una partita molto interessante domenica alle 15, dove poteva essere tranquillamente collocato il Milan, invece hanno messo Lazio-Atalanta. Ovviamente l'Atalanta ha giocato in Europa League, quindi deve per forza giocare domenica. Esatto. Oltretutto una bella partita dell'Atalanta in Europa League. Sì, sì, ricordiamo contro Lisbona. Lo Sporting di Lisbona, una partita giocata veramente bene dall'Atalanta. Sì. Segnatevi il centravanti dello Sporting, Gyökeres, che andrà a giocare in una Big O quest'anno al massimo tra due anni. Ha preso dal Coventry, che ha fatto la finale playoff della Championship contro il Luton Town. È un po' come Taremi che doveva andare al Milan e poi non l'avete preso. Guarda che l'hanno pagato 20 milioni. Ci vogliono gli osservatori, Marica, ci vogliono gli osservatori. Tu hai 10 paia di occhiali. Io l'osservatore del Milan lo fa un grandissimo Monchelli che non è riuscito a prendere una punta quest'estate. Adesso giochiamo con gli esterni, non facciamo gol manco con le mani. Poi l'attuale è vero che sì, abbiamo già risposto, quella di Pinoli. Marica, tiri più sulla manica destra, dice Lele. Aspetta, vedi che ti dicono di là su. Così più di così. Poi non hai fatto il pronostico di Lazio Atalanta, però. Per me vince l'Atalanta. A Roma con la Lazio, addirittura. Sì. Per me vince l'Atalanta. Atalanta è in un ottimo stato di forma. E Lazio in zona retrocessione. Sedicesima. A parte la Lazio che. No, due non esiste, Marica. No, te lo dico qua adesso. Guarda. Per me vince l'Atalanta. Il due non esiste, ragazzi. Fate screen. Fate registrazione schermo, tutto quello che volete. Poi domenica alle 18 invece la Roma sarà impegnata in quel di Cagliari. Cagliari disperato, Marca, due punti in classifica, ultimo. Anche molta fatica a segnare, solo due gol per la formazione di Ranieri che abbiamo seguito qua lunedì tra l'altro. Voglio il tuo pronostico. Roma che ha vinto contro il Servette 4-0, non era un test attendibile, però secondo me vince col vince Cagliari la Roma. Mi chiedo il Servette, mi ha fatto arrivare secondo l'anno scorso in Svizzera. Una si squadra veramente imbarazzante. Si è messo il Servette delle altre squadre. Quindi vince la Roma? Secondo me sì. È un po' Crisci che non parla, vogliamo sapere anche la tua, Michael, sui pronostici. Dopo ci fai la schedina. Io penso che la logica direbbe che Cagliari è inguardabile. Anche contro la Roma, ma la Roma è la classica squadra che può permettere al Cagliari di fare punto. Può essere. Attenzione, dice Mike. Intanto c'è un check in corso per un colpo subito da Krstovic dentro l'area di rigore. Queste zanzare mi stanno. Ci sono le zanzare. Finito già il check. Colpo di testa. Il pareggio da Lecce. Proprio lui, ancora Krstovic. È ancora lui, signori. Quarto gol in campionato per Nicola Krstovic sulla sponda di Baschirotto. Bravo. Pareggia Lecce.
Dai, credo ci fosse un giocatore sul palo a tenerlo in gioco, eh? Questa volta Consiglio non ha potuto fare nulla, questo la porta la vede, ragazzi. Eh sì. Attenzione, no, è regolare. Sì, sì, perché... mamma mia. Poi è bello, ha avuto il tempo di praticamente mettersela bene sui piedi e tirare. Non poteva sbagliare, era matematicamente impossibile. Ragazzi, questa è un'altra corvinata. Ha stoppato e ha tirato, veramente sì, un bel gol. Questa è un'altra corvinata, ragazzi. Dopo Vucinic, dopo Cevanton, trovato un altro bomber assolutamente che giocava. Ah, dov'è che giocava? Aspetta che vado a rivedere chi è, dove giocava Kurt. E poi non l'ha pagato veramente neanche tanto, sì, 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 cioè, quindi veramente ha fatto un ottimo acquisto. Tanto ieri l'Atalanta ha battuto lo Sporting, che è la squadra che ha comprato Yulman da 20 milioni. Esatto. E chissà se riuscirà a battere questo record di vendita, sì, la prossima estate. Preso dal Dunajska Streda. Pensa un po' che squadra che francamente è della Slovacchia. Ha fatto 65 presenze, 37 gol Krstovic, giocatore veramente molto molto interessante. Molto interessante. Quindi sì. Marica, hai fatto il tuo pronostico, vince sì. l'Atalanta, eravamo già a Cagliari-Roma, eravamo, e poi c'è domenica sera il tuo Napoli che chiuderà la giornata contro la Fiorentina in casa. Partita difficile. Eh sì. Partita difficile, la Fiorentina gioca bene a calcio, una sì. squadra che comunque è in ottima forma, sì. però il Napoli è in ripresa, dopo una prima parte di stagione non proprio convincente, secondo me i giocatori si stanno ritrovando, quindi io dico Napoli. Io dico Napoli, sì, io dico Napoli perché il Napoli è in netta ripresa, nei singoli soprattutto, no? Kvaratskhelia, Osimhen, secondo me la squadra sta ritornando ai vecchi passi. Sì, 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 sì. Tanto attenzione che attacca il Sassuolo, quindi vince il Napoli, secondo sì, te? Sì, secondo me sì. Chiuderà. Non sarà facile, non è una partita semplice, la Fiorentina sicuramente metterà in difficoltà il Napoli, però io vedo il Napoli. Vince il Napoli, sì. secondo te? Vince con Ostiga da dietro. Sì, in effetti è difficile non vincere le partite con un difensore così arcigno. A me piaceva, cioè, è un giocatore anche di buon talento, però veramente sta facendo delle cose. Sì, sì, quello con Bellingham è assurda. No, nel senso, è un giocatore che quando ha giocato perché lui è stato preso al Genoa per 6 mesi, dal Brighton. Sì, sì, dal Brighton. E aveva fatto molto bene. Diciamo che Østergaard tra il chiaro e lo scuro, perché Østergaard, se andiamo a vedere la partita contro il Real, ha segnato. Sì, 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 però quindi, attenzione! Ha segnato anche a Lecce, però il problema è dietro. Nel suo ruolo. Parte un cross, mamma mia, strafezza. Marco Van Basten ci scrive: io andrei per scontato il risultato del Milan al Marassi. La gara di coppa peserà sulla testa e sulle gambe dei rossoneri. Anche se Pioli prevedo farà ampio turno. Sì, sì, ci saranno almeno 3-4 cambi. Non sei corto, Nico, sì. ma Berardi si sta rotolando a terra. Ancora? Sì. Un'altra volta. Dov'è Berardi? Ancora. È rimasto indietro. È rimasto tanto indietro. C'è un altro giocatore a terra. Si è rialzato. Si è rialzato, si sacchi dalla regola. Tanto davanti. Se ci vedono un po' imbambolati è che stiamo guardando la partita. Sì, no, perché è molto bella, Ci sono tante bella, bella partita. Finalmente, dopo che. Attenzione, intanto Krstovic perde palla. Per Nico, Marica e Michael, come finisce Lazio-Atalanta? Io l'ho Lazio-Atalanta, detto. Secondo me vince l'Atalanta. Io l'ho detto che il 2 non esiste. Io però. Dico che... Cosa avevo detto oggi? Ma tu non sei una dice, non ti ricordi? Detto, l'avevo detto io. Vedi, quindi Mike che concorda con me. Salomonico. Quest'anno la Juve fa 100 anni. No, quella è la famiglia Agnelli, Giovanni. La Juventus non finirà il campionato così, e anche Allegri con Allegri in panchina, vedi, Giovanni cerca sempre di mandarlo via in un certo qual modo. Vogliono mandarlo via, non solamente Giovanni, vogliono mandarlo via in tanti non digeriscono Allegri in intanto panchina. Stefano Grilli saluta Michael Crisci. Ciao. Scritto Michael, M-A-I-C-O-L, ricordiamolo. Preferisco Michael o Michael, perché... Dopo ti scrivo così sotto pancia, se sì, vuoi. Sì, sì, proprio sotto la pancia io lo dico. Se ti scrivo così sotto pancia ti piace? Scrivo Michael M-A-C-O-L in maiuscolo. Mettiglielo proprio sotto pancia. Perché come ti scrive? Scusa, non è Michael? No, Michael. No, la gente scrive Michael. Ah, ok. Marco Molteni ci saluta. Ciao Marco, deposita il tuo like qui sotto e scrive pronostico di Juve Toro. Per me vince la Juve ancora.
Non sarà la classica partita. Beh, sarà una partita 1-0 trovato un po' così. Sì, infatti. Anche che la Juve. Poi se, cioè, se parte con Ildiz, chi lo sa, io sono troppo curioso di vedere se parte Ildiz titolare. Vedremo. Chi è Ildiz? È uno della primavera, credo. È un Pokémon. Sì, è quelli che si trasformano. Convocato Ildiz dalla nazionale maggiore turca di Vincenzo Montella. Quindi... Ah, beh, allora. Dai, perché c'è il Sassuolo in attacco! No, niente, non parla giocata malissimo. Qui scelta assurda di liberarli, però da lì, anzi, lui avrebbe potuto anche tirare. Sì. Allora. Castiglieco. È entrato Castiglieco? Ah, ma Castiglieco sta giocando? Era lui. Ma Castiglieco sta giocando? Allora ho capito il perché di questa giocata. Ragazzi, non si è mai visto Castiglieco in 53 minuti. Io non l'ho mai nominato neanche una volta. Credo sia uno dei primi palloni che gioca. Tanto strefezza, tocca all'indietro, ancora per Gallo. Bello lo scambio con Krstović che viene chiuso ancora. Poi lotta in mezzo al campo, il Sassuolo. Bello il movimento di Baloga, perde palla. Dagliela di qua strefezza. Vai. Entra in area, sterza. Non calcia, adesso sì. Porca miseria, strefezza. Non c'ho il Fanta. Palla deviata. Non si capisce che ce l'hai. Infatti. Riparte velocemente Castiglieco. Finalmente tocca una palla. Poi Berardi. Centrale ancora per Rocic, cerca un tiro altissimo. Alto. Palla sopra la traversa. Giovanni Giotto ci scrive: vince il Toro. Io lo vedo. Una volta ogni 50 anni, capita. Sì, è assurda sta tradizione del Torino che nei derby ne ha vinto uno nel 95 e uno nel 2015. Basta. Sì. Ce lo dite, due nel 95. Zitelli e poi Darmian Quagliarella. Però questo. Sì, però quella Juve che è andata in finale di Champions. Quella Juve lì. Però questo, ma. Dici? Ma. Vai, dai! Tu che stai da lì? Si può stare un tiro. Finisci che mangia il kebab e sbadiglia, arriva tutto il coso di kebab. Vince la Juve, dice Stefano Grilli. Ragazzi, è arrivato il momento migliore della trasmissione. Lascio perché ho una cosa da fare. Ah, perfetto. Ci vediamo dopo, calcissimo. Ci vediamo dopo, Mike. Spulliciare, Mike risponde. Mi raccomando, 3 mi piace ai 40. Alla prossima. Dai, 3 mi piace ai 40, ragazzi. Facciamo alzare Marica in piedi. A posto. C'è un cross in area messo fuori ancora dal Lecce. Palla che viene raccolta da Rocic. Leonardo ci scrive per Marica: come rinforzeresti l'attacco del Napoli con 150 milioni? Bella domanda. Chris se ne va a fare una live. Se ne va, va a fare la pennichella. Chris, no, non credo. Va a mangiare? No. No, già mangiato, ha mangiato. Non hai sentito il kebab? No, l'ho sentito. Vince la Juve, dice Stefano Grilli. Tanto. Siamo all'11esimo, vedi, sta passando più veloce Marica stasera perché la partita è bella. Ma la partita è bella perché ci sono tanti capovolgimenti di fronte, le due squadre sono molto attive, quindi secondo me è una bella partita questa qua di stasera. Vai, parla un po' te Marica, io devo tenere la voce per dopo, perché sennò mi va giù, non riesco neanche a fare la conduzione di calcissimo, sennò... Cosa c'entra? Tanto devi far parlare gli altri, Mica devi parlare tu, se fai il conduttore devi dire parla tu, non devi di parlare tu, tu cosa c'entra? Non devi mica parlare. Tra l'altro conduce Nicola attuale, vedi un po' te, ma anche sera ti voglio come ospite da No. Perché io, no? Non vuoi venire ospite nella mia trasmissione? Io venerdì sera, già tanto che faccio Marica Ma conduco anche il mercoledì. Ma neanche il mercoledì? No, perché c'è mercoledì, la Iacui il mercoledì è la sua giornata. Sì, perché lei mi ha detto che da contratto devi venire forse il mercoledì. Sì, lei ha un contratto che lei il mercoledì... Se gli chiede di venire un altro giorno? No, solo... No, mercoledì è della Iacuinta. Esattamente. E ce l'avrò ospite, meno male che almeno leggerà un po' lei i messaggi WhatsApp. Certo, lei li legge poi anche bene perché lei le interpreta in maniera costruttiva, hai capito? Sì. Da quegli input alla trasmissione. Sì, assolutamente. Intanto ci scrive Igli, carriera finita per quale big? Marica, lo vuoi anticipare tu cosa è successo per con Pogba? È risultato positivo alle contranalisi, quindi praticamente adesso la Juve vediamo cosa vorrà fare con il giocatore, intanto... Lui becca una bella squalifica. Rischia 4 anni di squalifica, esatto. Addirittura. Marica, pensi che Garcia abbia trovato la quadra giusta?
come il Napoli dell'anno scorso, ci chiede Gabriele. Ma da quello che abbiamo visto, sì, l'abbiamo visto già al Maradona contro l'Udinese, già lì abbiamo visto i primi segnali di una squadra che vuole reagire, che vuole comunque cominciare a macinare risultati e gioco. E poi naturalmente l'abbiamo visto anche nelle altre partite, anche con il Real, nonostante il risultato, abbiamo visto un buon Napoli, sì. Quindi io dico che il Napoli adesso è in fase di ripresa, e per questo che non voglio dare pronostici chi vince il campionato, capocannoniere, adesso da due partite è cominciato il campionato del Napoli, per cui piano è ricominciato, diciamo, il vostro campionato. Esatto. Intanto siamo a 40 like, dai Mario, alzati un po' in piedi, fai vedere le tue alzati un po' in piedi, poco. Alzati un po' in piedi, aspetta un attimo, ecco qua, ecco. Allora ragazzi, vedete? Vedi? L'outfit sotto, non lascio intravedere nulla. La Marica, poi rugby Francia Italia 31-0. Marica, ecco, vedi, anche il bacio. Anche il bacino 31-0. Marica, oh, benissimo. Vedi che bello, Italia, bellissimo. Veramente. Infatti, ci chiede Igli, che senso ha partecipare a queste competizioni se siamo così imbarazzanti? Ma veramente. Marco ci scrive: ci sei a calcissimo, competentissima Marica. No ragazzi, stasera no, io ci sono solo il lunedì. No. Se volete vedermi dovete accendere calcissimo solo il lunedì. No, cioè accendete anche se no stasera. Spegnete tutto, baracche e baracchine, andatevi a divertire, poi lunedì ci vediamo. Allora, Marco Van Basen fa una battuta: se vince lo scudetto il Milan si dice che si spoglierà Giorgia Palmas. Ecco, fa la invece spria. Se si salva il Cagliari si spoglierà Anna Mazzamauro, perciò preferiscono restare ultimi in classifica. Ecco. Sono sardo, scrive, vabbè, una bella battuta. Luca Bianchini ci scrive: ciao Marica, ciao Nico, mi potreste salutare? Ciao Luca, ciao Luca. Grande Luca Bianchini, un saluto. Ciao, un saluto Luca. Marica, hai mangiato il kebab veramente? No, non l'ho mangiato io, l'ha mangiato Crisci il kebab. Io sono allergica a quella roba lì. Ah, sei allergica? No, non mi piace proprio per niente. Vabbè, è carne. Ma non mi piace proprio per niente, quei sapori che ti la mamma mia, che piace, schifo. Mamma mia. Intanto chiude Gallo del Lecce. Vedi? Gallo, Marica, quanto manca il compleanno dell'editore Collovati? Leonardo, è vero. Allora, siamo al 6 di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Mancano 7 mesi e 3 giorni. Sette mesi e tre giorni. Tu pensa un po' allo stipendio che prenderemo noi, Sì. Se va bene. Tra l'altro compirà 68 anni, mi sembra. No, è già vecchio, Come ti permetti? Diciamo, l'editore non ha età. È vecchio, non ha età. Sa che deve anche un po' ritirarsi sotto, sì, deve stare un po' dietro non le esagerare. Quinte. Intanto siamo a 40 mi piace, ragazzi, la Marica l'abbiamo fatta alzare. Dai, voliamo verso i 50, signori, poi vediamo. Voliamo come Falcone, Sì. Marica semplicemente fantastica, dice Gabriele Parnoffi. Grazie ragazzi. Giovanni Ghiotto dice: la Juventus aveva già le carte per la retrocessione. Vabbè, adesso non esageriamo. Dai. Non mettiamo in giro ste voci, dai ragazzuoli. Poi Gian Saverio Abruzzese. Io vorrei sapere, Crisci, dove è andato a dormire adesso? No, non è andato a dormire, è andato a fare una live con una pagina della Juve. Ma no, è andato a fare una pennichella lì con tutto quello che si è mangiato. Lui ci ha detto un kebab, ma secondo me se ne è mangiato un paio. Gian Saverio ci scrive: che splendore Marica, soprattutto competente, sei la donna che tutti vorrebbero. Grazie ragazzi, effettivamente dobbiamo avere un po' di umiltà. Ovviamente non dici di no. No, per carità, ma io sono da io, guarda, che se io fossi un uomo, io mi amerei. Ecco, perché sono una donna completa, cucino, stiro, lavo, amo il calcio. La domenica mi piace stare a casa. Ormai non ti prende nessuno. Perché non li voglio io, non li voglio io, perché tutta fuffa, c'è in giro fuffa. Io voglio qualità. Hai ragione. Marica, mi hai fatto un calendario di dei voglio, ne ho fatti tre. Ah, non lo sapevo. Come non lo sapevi? Dai. Ciao, ci saluta il nostro amico Argen Becceti. Marica, sai che era tanto tempo che non veniva. Siete entrambi molto belli. Ho una domanda per Marica riguardo all'Inter. Non esageriamo, troppo belli. Infatti, troppo a parte belli. Di qua. Ho una domanda per Marica riguardo all'Inter. Pensi che a questa squadra manchi un vero attaccante? Un 9 in questa stagione oppure no? Ma no ragazzi, ma state scherzando? Cioè, l'Inter segna. L'Inter segna ragazzi, cioè, a parte una giornata storta che può capitare a tutti,
Ma Lautaro, ragazzi, è un signor attaccante. Stiamo scherzando. Poi Thuram, avete trovato questo giocatore che comunque secondo me è un ottimo giocatore, non ha fatto rimpiangere Lukaku in nessun modo. Quindi voglio dire, io se fossi l'Inter non sarei assolutamente dispiaciuta del settore offensivo, anzi. Ma stanno dando anche di più di quello che ci si aspettava. Assolutamente. Intanto siamo al 63 di minuto in Lecce Sassuolo 1-1 il risultato. Più vestita sta la mazza Mauro, meglio dice Giovanni Ghiotto. Poi Mari che ci scrivono, intanto Falcone rischia, ci scrive Leonardo, quale squadra di Serie B vi sta piacendo in positivo? Io la sto seguendo poco la Serie B, devo dire. Sì, devo dirlo anch'io, poco. Non poco. È bellissimo quest'anno la Serie B, è un livello un po' basso. Ma non lo so, poi dipende, nel senso, vabbè, c'è il Parma che sta facendo bene, ma quello già si sapeva, insomma, però io non la sto seguendo tanto la Serie B, ti dico la verità. Poi Marica ci scrive Giovanni, tra 7 mesi mi darà il resto dei soldi. Magari. Magari si dimentica pure, dice, sa, che se mi soffre un po' di Alzheimer. Editore che ci dà la possibilità di essere qua. Intanto esce Castiglieco che non si è mai visto. Entra Bairami, entra anche De Vel ed esce Pinamonti, anche lui si è visto pochissimo. Marica, secondo me la tua bellezza porta fortuna a Napoli, complimenti. Speriamo, ragazzi, ma speriamo. Sapete quando giocherà la nazionale in questa sosta? Sì, sabato contro Malta. Malta. E poi giochiamo martedì contro l'Inghilterra. È tosta con l'Inghilterra. Quella è. Quella la vedo male, Marica. Quella la vedo male pure io. La vedi male? La vedo male. La vedi male? Malissimo. Come la vedi? Malissimo. Perché l'Inghilterra c'ha Bellingham, ragazzi. C'è Bellingham. C'ha Kane. Ci frustano tutti qua. Ci fanno saltare come dei birilli tutti però quanti. Però non abbiamo Ostigard perlomeno in difesa. Ho capito. Non è che c'hai di meglio. Poi, Marica... per adesso non arrivano domande, quindi seguiamo un po' il match. Dai, segui un po' la partita. 65 dai. Sul cronometro, 1-1, ha segnato Krstovic, il quarto gol in campionato, e dall'altra parte ha segnato Berardi. Hai sbagliato l'ordine, però. Vabbè, prima ha segnato Berardi, poi rimonta Krstovic. Il pareggio. Anticipato proprio Krstovic, una bella partita, dai. Ma a me è piaciuta questa partita. Si sta giocando da una parte all'altra. Infatti, come vedete, sono sempre con lo sguardo indirizzato. Perché, ragazzi, è bella partita. Intanto c'è qualcun altro che ha lasciato un like. 42, bravi. Ragazzi, andiamo verso i 50. Dobbiamo battere la record di Marica, risponde che è 55. È vero, ci 55. Ricordi? Abbiamo fatto 2 anni fa, sì, se non sbaglio. No, prima. prima. Con l'editore abbiamo fatto una live anche da 50 mi piace. Ho capito, grazie. Ho capito, l'editore. Ben visto, giustamente. Ben visto l'editore dell'82, pensa a tutti, sono collegati tutti quelli della bagina. Ti permetti. Si sono collegati tutti quelli dai 60 in su. No, dai. 60 in su. Intanto c'è un pallone che viene messo fuori dalla difesa dell'Inter. Ride da sola, le battute sue. Ride. Parte un cross, Falcone. Allarga le ali. L'editore ci sta seguendo. Non lo so, penso di sì. No, non credo perché non l'ho visto in chat. Niente. Bello, Fulvio, se ci stai seguendo, batti un colpo. Stefano Grilli, rugby, Francia-Italia 38-0. È peggiorata la situazione. Mamma mia. Che disastro. 38, ma la partita non finisce più fino a quando l'Italia non fa almeno una meta, immagino. Poi vorrei capire perché questo sport, il rugby, con tutto il rispetto, che poi dopo ci dicono che siamo razzisti nei confronti degli altri sport, abbia questo seguito, Marica, perché io veramente non lo capisco, perché sinceramente. È uno sport molto fisico, uno sport che magari a qualcuno piace, qualche culturista, non lo so io adesso, che piace questi sport così violenti. A me non piace. Sport violento. A te piace? No, io non lo seguo. Tanto attacca Bairami, parte un cross, mette fuori male il Lecce. Racic lotta, poi recupera ancora Lecce con Uden che è entrato in campo, cerca un lancio completamente nel vuoto dell'attacco del Lecce. Poi Marica, abbiamo anche qualche notizia dal web. Dai. Ancelotti dichiara
tutti amiamo Modric, partito dalla panchina, ricordiamo, con Napoli, è fondamentale per i compagni. Poi a quanti anni ha Modric? 38. Beh, insomma, ragazzi, è ancora sul pezzo, lo so, però 38 anni Modric, potrebbe sì, anche insomma andare fuori dalle C'è anche questa notizia, Marica, che commenteremo poi sabato. Nazionale, torna Bonaventura, meritata, sì, meritata. Vabbè, nella Fiorentina sta facendo bene. Gilardino, che ha dichiarato: mister Pioli mi ha insegnato ad entrare nella testa dei giocatori, e dice che domani il Milan faremo una partita di approccio positivo. Poi Nazionale convocato Chiesa, Marica, quindi Chiesa domani salta, ma gioca. Ho capito, convocato, ma bisogna vedere se gioca. Però sì, uno può anche convocare un giocatore ma non farlo giocare se vede che non è in condizione. Sì. Poi non so quanto alla Juve possa far piacere che un giocatore già un po' così venga utilizzato, col rischio che si faccia ancora male. Sì. Tra poco cerchiamo anche i convocati in nazionale. Cross in mezzo, intanto, del Lecce, no, raccoglie Uden. Allora, vediamo se riesco a trovarti, Marica, i convocati per la nazionale. Berardi è andato in braccio praticamente a uno che si stava scaldando. Sì, sì. Ecco i convocati, Marica. Allora, Auto Immobile. I convocati sono quattro portieri: Donnarumma, Meret, Provedella e Vicario, ovviamente. Acerbi, quattro portieri. Sì, quattro portieri ha portato: Donnarumma, Meret, Provedella e Vicario. Beh, io metterei Provedella. Io Vicario. Io metterei Provedel perché che papera che ha fatto ancora. Ho capito, però io ti dico anche questo, metterei Provedel perché così Provedel è esatto. Ti può essere utile. Noi stiamo perdendo in Inghilterra 0. Tanto Berardi rientra, conclusione deviata ancora, pericoloso il Sassuolo. Poi i difensori, Marica, sono Acerbi, Bastoni, Biraghi, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco. Tutti dell'Inter. Gatti. No, Gatti no. Mancini, Scalvini e Udogie. Beh, io metterei Scalvini. Sì, giocherà Scalvini. Poi io metterei Scalvini perché Scalvini sta facendo bene. Centrocampisti: Barella, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Locatelli, Tonali. Ci stanno tutti. Attaccanti: Berardi, Chiesa, Ken. Beh, io Locatelli lo lascerei in panchina, a dirti la verità. Raspadori, Scamacca, Zaccagni e Niccolò Zaniolo. Cosa ne pensi? Beh, quelli che poteva chiamare li ha chiamati. Immobile fuori, ho capito, però quelli che Immobile sì, è Immobile out anche nella Lazio, cioè non è che, voglio dire, salterà anche la partita di campionato di domenica, scusa. Però beh, Spalletti ha chiamato chi poteva chiamare, cioè nel senso quelli sono e quelli, sì, e quelli ti prendi. Convocazioni perfette. Io non lo so, temporaneamente, quando troverà modo e tempo di dar da mangiare alle galline dei ancora e lì è un dilemma, perché sai che quando gioca la nazionale devi andare a Malta, devi andare di lì e chi è che dà da mangiare? Non c'è tempo a dare queste povere galline dei cioni. Allora, Marica, il massimo punteggio per te, si vede che te lo meriti perché sei brava. Mauro Amato ci saluta. Grazie, ragazzi. Per Marica, stai pensando di regalare un gatto all'editore Leonardo Isola? No, i miei gatti non li regalo neanche, amore. Poi l'editore c'ha i cani. L'editore c'ha i cani, c'ha un cane l'editore Fulvio, che io lo vedo al mattino che, c'ha che il cane. Porta in giro il cane, gli fa fare la pipì giù in centro a Milano senza la palettina. Lascia stare l'editore. Giovanni Ghiotto dice che ha girato un attimo, c'era la Ginevra Lamborghini sulla partita di rugby tra Italia e Francia, Marica, l'Italia disastrosa. Quindi che dobbiamo fare con questo? Cosa dobbiamo fare? Ognuno ha i suoi gusti. Poi abbiamo altre notizie, probabili informazioni. Quindi Marica, veniamo da una tre giorni dove abbiamo fatto 4 vittorie con le squadre italiane, 2 pareggi e una sconfitta. L'unica sconfitta del Napoli. Però positivo. Ricordamelo, È così. Ricordamelo. Però è stata una tre giorni positiva, dai. È positiva per te. È positiva per in te. In generale, per me non è stata positiva, io ho perso. Sto dicendo. In generale, no? No, in generale, non parlare in generale, parla in particolare, perché io ho perso col Real. Allora, per me non è stata una bella serata, per te sì, per me no.
Sì, sì, sì. Perché poi prendere il gol in quella maniera lì per la schiena di Meret, scusami, adesso a parte tutto. Allora, intanto mancano 18 minuti, dimmi se è 72, fino a là non ci leggo. Sì, 72. 18 minuti più o meno al termine. Allora, convocati per gli Stati Uniti, Marica, 5 italiani ci sono: Pulisic, Musa, McKennie, Weah e Lund del Palermo. Lund. È lungo. Non ci fa piacere se è lungo. Sì. Sarà corto? No. Lung che dura. Capito. Abbiamo battuto. Poi, allora, vediamo se in chat hanno scritto qualche cosa. Calcio di punizione per il Lecce. Nel frattempo c'è Strefezza sul punto di battuta. Insieme a lui c'è anche Dorgu, che è entrato al posto di Gallo. Il tuo amico Gallo volatile. Il Gallo è tornato nella voliera. L'hanno rimesso nella voliera. Gallo, aveva finito un po'. No, adesso sai che l'imbrunire. Sì, sono le 11. Il Gallo deve andare a dormire. Cross in mezzo. Che palla, gol per il Lecce. Con Pongracic. Poi la Juventus ha chiamato i peggio, Giovanni. Cioè Spalletti che ha chiamato i peggiori della Juve. Ho capito. Serviva un difensore. Gatti. Gatti, dove lo mettevi Gatti? Gatti lo dovevi chiamare. Lo lascia a casa nella no. Nella cassetta. No, come no, si no. Dice? Ma come nella cassetta? Nella cassetta Gatti va. No, no, cassetta, come si chiama? No. Come si chiama la roba dei gatti? Dai che non mi viene il nome. Dove vuoi mettere il gatto? Il gatto sta libero. No, quando fai i suoi bisogni il gatto. Lettiera. Ma il gatto mica sta tutto il giorno nella lettiera. No, ma non mi veniva al termine. Perché tu stai tutto il giorno seduto sul cesso? No. Allora, scusami, il gatto va nella lettiera quando gli scappa. Poi, per Nico e Marica, questa è bella la domanda che ci fa Leonardo, Secondo voi chi arriverà meglio allo scontro diretto Napoli-Milan? C'è Milan-Juve, Marica, e c'è Paris Saint-Germain Milan. Invece voi giocherete contro l'Union Berlino a Berlino, immagino, giusto? Sì. E poi dopo ci sarà Napoli-Milan, quindi tutte e due hanno partite importanti. Sì, però contro l'Union Berlino, ascolta, se l'Union Berlino che abbiamo visto fino adesso ce li mangiamo, cioè adesso così lo dici. Certo, perché l'Union Berlino visto finora è scarso. Però a Madrid ha perso solo 1-0, Ho capito. Se si mette a fare i pullman dietro lì, tutti dietro. Scusami, è logico che non prendi gol, ti metti tutto dietro. Intanto c'è stato un intervento fallone. Napoli sappiamo che non gioca in questa maniera. Napoli è una squadra che gioca, quindi propone calcio. Esatto. Intanto calcio di punizione per il Lecce. Tanto ci stanno iscritti un sacco di persone. Meno male, quindi ringraziamo. Siamo contenti, ragazzi. Spero che la nostra diretta vi piace. Sì, teniamo compagnia in questo venerdì così povero di iniziative. No, notizie ce ne sono. No, di iniziative fuori. Ci saluta Franci. Saluti Franci. Lascia il like, caro Franci, che vogliamo arrivare a 50. Ci saluta anche Fedi J. Buonasera, bella Marica, stasera al top. Ciao ragazzi. Ciao Fedi, lascia il mi piace qui sotto. Se vuoi fare una domanda a Marica, lo puoi fare, la leggerò in diretta. Rugby, Francia 45, Italia 0. Ale, si peggiora di minuto in minuto. Ma veramente, ma che disastro. Mamma mia. Ma non è che la Lamborghini porta un po' rogna. Ma forse. Scusate se sono venuto tardi, ma la scuola mi tiene parecchio impegnato. L'ho notato anche io dalle visualizzazioni. Non ti preoccupare, l'ho notato anch'io, Marica, sta cosa qua. Che cosa? Che le visualizzazioni su Instagram sono diminuite. Troppi compiti danno i maestri. Poi glielo dirò a Drammis. Glielo di dare meno compiti. Ho lasciato like, grazie a Franci. No, veramente, guarda che un sacco di gente è impegnata a scuola. Troppo, troppo. Ma che studino un po', no? Appunto. Ci lamentiamo che c'è gente incompetente in giro. No, studiano. Comunque sempre 45-0 per la Francia contro l'Italia. Veramente una tanto partita. C'è la ripartenza del Lecce. Vediamo Dorgu, fascia di sinistra, finta, potrebbe anche passarla sta palla, la mette in mezzo, c'è libero Strefezza, una finta sinistro. Mamma la palla esce non di molto. Mamma mia, questo Lecce è sfortunato stasera, Strefezza mi servirebbe un gol. Palla fuori, peccato. Peccato ovviamente per gli amici leccesi, sì. Con tutto il rispetto per i tifosi del Sassuolo che ci stanno chiaramente seguendo. Vedrai il film Napoleone che uscirà a novembre, Marica? Ma sì, penso di sì.
Lo vedrai? Sì. Ah, ottimo. Sì, anche perché io amo il cinema, quindi mi piacciono le mie visioni e sì, assolutamente andrò a vederlo. Bene. Intanto ci scrive, aspetta che qua si è bloccata la diretta. Sì, Franci ci scrive delle frasi. Siamo negli ultimi 12. Ci sono le zanzare. Lo so, ho visto. Ma guarda, a ottobre, te, le zanzare ci sono. 12 minuti al termine del match 1-1 tra Lecce e Sassuolo. Lecce gioca molto bene nella Lecce ripresa. Devo dire che guarda, è sfortunato il Lecce, è andato vicino al vantaggio diverso, anche il Sassuolo, dobbiamo dire che la palla dentro. Però mamma mia, il Lecce sta mangiando. Stasera gioca bene, veramente. Ah sì, stasera sì. Differenza di Napoli. Beh, poi chiaro, ti trovi di fronte il Napoli che aveva una fame allucinante. Logico che. Aspetta, perché devo ascoltare il messaggio di Mario Inter che ci ha scritto su Instagram. Non è che ci pacca questo, No, attenzione. Attenzione. Ah, no, ha fatto la storia. Vedi? Con Marione. Visto. Marione non ci pacca. Eri già preoccupato. Ah, mia, che e adesso tu il conduttore. No, perché Fulvio. Sai che bella figura di merda che ci facevi. No. Non veniva bene la diretta. Aspetta. Non faccio la storia, sto tornando a casa. Ah, perfetto. Allora, Marica, vuoi qualcosa? Cosa devo dire? Ma cosa stai facendo? Sto condividendo la diretta di Marione Inter, che verrà da noi. Quindi, Marica, abbiamo un po' sviscerato tutti i temi. Sì, però il problema diciamo è che mancano 10 minuti. Dobbiamo parlare di qualcos'altro. Di... cosa vuoi parlare? Oggi cosa hai mangiato? Anzi, no, fammi la Lecce. Lecce, come ti sei trovata? Lecce, mi sono trovata benissimo. Pasticciotti. Ma che bella Lecce, mamma mia, belle stile barocco. Tutto barocco. Tutto barocco. Poi si mangia benissimo. Sono andata anche a Porto Cesareo. Ah! Sono andata, ho girato, sono stata ai laghi a Limini a farmi un bel bagnetto. Primo di ottobre, sembrava 15 di agosto, un caldo che si moriva. Sì. Ma che bello, l'acqua pulita, c'era poca gente, mi sono fatto il mio bel bagnetto il primo di ottobre, la prima volta che faccio il bagno d'ottobre. Ah, bene. Prima volta nella mia vita, però devo dire che quest'anno è un tempo anomalo. Sì. Intanto entra tre soldi, quelli che abbiamo sul conto. Quello che ci dà Fulvio ogni mese. Sì, tre soldi. Tre soldi per il momento entra in campo. No, tre soldi sono quelli che ho sul conto perché non ne ho più. Tanto Mario ha fatto la storia, lo ringraziamo in diretta qua su Calcissimo. Poi Marica, ci scrivono delle domande in chat mentre entra anche Obiang nel Sassuolo. Leonardo, anzi no, Franci ci scrive: il Bologna è tosto, bisogna farsi trovare pronti. Stasera mi sono connesso tardi, il momento Marica Schuss è già passato. Sì. Puoi tornare al minuto, aspetta, te lo dico subito, 41. Esatto. E aspetta, minuto 41:02. E c'è la Caro scarpetta. Fede. Sì. Poi Gian Savino dice che Fulvio Colovati ha fatto strike con te, Marica, ci ha visto di gran lunga. Voi. Grazie Gian Savino che fai complimenti anche a me. Grazie veramente sempre. Registrate questo pezzettino e mandateglielo assolutamente all'editore. Sì, che io presento anche la trasmissione. Che io voglio un abbonamento, perché capito, giustamente. Ma io presento anche. Ma io rispondo, è diverso. Sì, però io tu le domande le scrivi e poi io. Guarda, rispondo. Io lo scrivo qua, si va tutto a braccio, Marica. Vedi dei fogli? Sì, là. Ma quello è per la tradizione. Per Marica, il tuo frutto esotico preferito? La banana. Non avevamo tu. La banana. Secca così. Secco, senza né ma, né se e né perché. Brava, la banana al mattino e sera, perché c'ha tanto potassio. Io non la posso più mangiare. Ho capito, ma meglio così, te. Meglio così. Perché sennò era qualcosa di ambiguo. No, però nel senso, io la mangio al mattino e la sera, perché la mattina ti dà tanto potassio e tanta energia. E la sera è quando magari, sai, sei fiacca, eccetera, mangi una bella bananina e sei a posto. La mangi anche qua prima di fare Marica risponde. Sì, è vero, mangio anch'io la mia bella banana qui. Senza peli sulla lingua, dice Franci. Intanto poi c'è qualcuno che mi sta continuando a pensare perché mi continua a grattare il naso. E chi è? Non la so Clara. Chi mi sta la Clara, perché sa che tu quando finisci qua vai al 55. No, dopo devo presentare. Come faccio ad andare? Dopo, 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 la una. Dopo,
Ma vediamo, se Boato mi scrive andrò al 55 con lui. Ma non so se è il 55, sai, ha organizzato con i suoi amici. Allora andate da qualche night, cercare... No, no, i night soldi. Non vale. Quali soldi? Non ho soldi. Fai un po' di credito, sì. Di debito, anzi. Cercare debito. Qualche gnagna, come un po' di gnagna, un po' di gnagnetta. Sì, 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 dai. Vabbè, ci vuole un po' di gnagna nuova, no? Sempre la stessa gnagna. No, dai, non dire così, che qua continuo a pensarmi perché ho un prurito di naso pazzesco. Lo so, quella quindi, Clara, attenzione che ti... a quelli che mi stanno pensando a non pensare troppo. Dopo devi condurre. Oppure sai che ti dicono che se ti gratta il naso qualcuno che sta parlando male di te, Marica. Quindi... Clara. No, certo, perché è geloso. Esatto, quel disgraziato lì vuole andare al 55. Quanto mai mi sono messo insieme a lui? Tutto infatti. Intanto c'è un doppio cambio Lecce. È un po' calata la partita, Marco, però ci sta. Beh, ci sta. Hanno giocato in maniera intensa fino ad adesso. Sì, eh. Sì, sì, sì. Bella partita, però devo dire la verità, sì. Non mi sono annoiata stavolta. Di solito c'erano quegli sbadigli no, che. Mi ricordo. Entra piccoli. Ci sta, entra piccolo ed esce grande. No, allora, secondo voi quale giocatore della Serie A, ci chiede Leonardo, avrà tanto mercato in questa sessione invernale? Bella domanda. Bella domanda. La dovresti fare agli esperti di mercato. Noi non siamo esperti. Noi siamo esperti di mercato, ma non di calcio mercato. No, di mercato. Del mercato, quello del martedì. No, del martedì a casa tua. A martedì c'è a bollato. E mercoledì. Mercoledì da te? Sì. A Grate Brianza è mercoledì. E invece dove abito con la Clara è il giovedì. Pensa un po'. Pensa un po', tutti i giorni diversi. Non pensate che sia irriguardoso, di cattivo gusto fare capannello attorno all'arbitro ogni sua decisione arbitrale, dice Marco Van Basten? A mio avviso dovrebbe farlo solo il capitano. Sono d'accordo con te, anche perché c'è il VAR. Però sai, quando poi vengono fuori queste decisioni, sì, un po' tutta ragione, la squadra dai, che, ragione. Che si inalbera. Entra intanto Sansone ed esce Krstovic, che non ne ha più. Sì. Stanchissimo. Applausi scroscianti del Via del Mare. Esatto. Marca. Beh, questo giocatore è entrato in punta di piedi, sta facendo veramente sì, delle sì, quattro gol in campionato. Poi è stato pagato anche due noccioline. Poco, vero. Quindi sta facendo vedere delle grandi cose. Bravo, Pantaleo Corvino. Sì, entra anche, entra Sansone al posto di Anquist e Piccoli al posto di Krstovic. Eccolo qua. Ecco, Piccoli, vedi, entra proprio piccolo, come fai la brava. Invece grande. Mancano 4 mi piace ai 50, ragazzi, ce la fate superare la soglia, dai. Poi Nicola, quanto fa prurito al naso? Arrivano soldi o parenti? Ma quei soldi purtroppo. Ecco perché forse è comprando mia sorella. Certo, devi dare allora. Stavano parlando chissà a tavola di no, mano. Devi dare i soldi, capito? Compleanno, spendi i soldi per regalo. Okay. Stefano Grilli ci saluta. C'è aggiorni ancora sull'Italia di rugby? Che veramente 45-0 stava perdendo. Gran figurone ha fatto. Sì, veramente una figura di quelle. Poi non capisco perché andiamo a fare ste figure. No, comunque sarò io che sono sbagliato. E tu aspetta di vedere la nazionale contro l'Inghilterra. Ma vediamo, sai che secondo me possiamo anche dire la nostra. Sì, meglio che non la diciamo la nostra. Meglio che non la diciamo. Intanto ha pareggiato il Brescia nel derby con la Feralpi Salò, Marica 1-1. Brescia che ha 10 punti dopo 6 partite giocate. Poi in Serie C Mantova 2-0 con l'Alessandria. E poi in Bundesliga 2-2 tra Mönchengladbach e Magonza. Intanto siamo all'86esimo tra Lecce e Sassuolo 1-1. Sì. 1-1. Sì. Si è un po' arenato il match del Via del Mare. D'altronde i ritmi sono. Cioè, a parte sì, che fa caldo perché si è visto proprio l'allenatore sudato come non so che cosa. Comunque, qui stanno facendo i dati: 43 possesso palla contro il 57 del Sassuolo. Sì. Guardate un po'. Ci saluta Luis 69. Ciao Luis, lascia un like e iscriviti al canale. Ciao Luis. Poi Leonardo Isola per Nicola Marica. 69. Infatti scrive una cosa che non ti posso leggere, Marica. No, non te la posso leggere. No, 69 un po' si avvicina alla data del nostro editore. Ok, pensavo dicessi un'altra cosa. No, si avvicina un po' a, sai, quei tempi dell'editore. Sì, il Fulvio del 50. Il Fulvio del 50. Sì, credo. Adesso vado a vedere. Per Nico e Marica, secondo voi sarà messa anche in Serie A la regola che ad ogni protesta l'arbitro ammonirà il giocatore? Bisognerebbe metterla per me. Ma no, ma scusami, ma cioè uno
queste proteste nascono anche un po' perché uno se la sente la partita, no? Logicamente, pensa se nessuno protestava e tutti lì così quando succede un episodio. Guarda l'editore. L'editore. Su Wikipedia gli hanno messo questa foto. È del 57. Del 57. Ha un anno in più di mio papà. No, in meno. Ma ormai è un po' anziano. Ma basta, questo, ma come ti permetti? No, ma come mi permette? La verità. Ormai a certi bisogna un po' anche mettere le appendere le scarpettine al chiodo, Ma perché? Perché? Perché a certa età bisogna stare un po' fare la vita da pensionato, portare giù il cagnolino, mettersi in branda, guardare Marica risponde. 52-5 siamo nel rugby intanto. Vabbè, abbiamo preso tipo allora con la Nuova Zelanda abbiamo preso 97 punti. Stasera 52 sono 150. Non è male. 150 come la clausola di Osimhen. Esatto. Pensate. L'unico frutto dell'amore è la banana. La banana, abbiamo detto prima. Intanto manca un minuto alla fine di Lecce Sassuolo, poi ci salutiamo. No, poi puoi dire anche gli appuntamenti. Si nota, assolutamente. Allora, signori, dobbiamo dare gli appuntamenti. Settimana prossima probabilmente tornerà Gossip Goal. Non si sa che giorno, perché la mano mi ha scritto, mi ha detto che vuole la rubrica, la vuole. Ho parlato con Fulvio, mi ha detto mettiamola. Sì, dai, che va. Tutti bene. Stanno aspettando la rubrica Gossip Goal. È vero. Poi questa sera a partire dalle 23:30 ci sarà calcissimo con Cantella, Crisci, Post Kebab, Gelao, Crespi, Mario Inter in collegamento Instagram, come si dice, Skype, che lì veramente lo provocherò sul calendario. Pensa che ammasso di geni che siete stasera. Ma come ti permetti, scusa? Ricordo che è una produzione media 5, quindi devi portare rispetto per chi ti paga. Pensa che geni che ci sono, perché ti paga, ricordo, di portare rispetto. Per chi vuole farsi due risate, io consiglio di brava. Poi Marica invece la ritroverete da lunedì. Ci sono 4 minuti di recupero intanto a Lecce, dove faccio la tripletta lunedì. Ma tanto non faccio, Marica risponde e poi calcissimo. Quindi praticamente lunedì mi vedete uccisa. Tutti lunedì così. Poi, Marica, non commenteremo nessuna partita lunedì perché saremo nella settimana che della ci moda. Porterà. No, nella settimana che ci porterà a Italia-Malta. Esatto. Si giocherà sabato sera. Quindi non commentiamo nessuna partita. Purtroppo no, neanche venerdì. Solo dell'Italia. Ci dovremmo inventare qualche cosa. Sì, facciamo Marica mangia. Marica mangia, può essere che sia anche facciamo una bella rubrica. Anzi, rubrica Cotto su. E Marica potremmo fare. Cotto e Marica, quindi raccontatemi quello che mangiate, quale ristorante preferite. Brava. Se vi piace più la carne o il pesce. Sì, quale frutto preferite al di là della banana? Frutto dell'amore. Poi, cara Marica, ci ritroveremo venerdì con. Purtroppo non ci sarà la vigilia di campionato perché c'è la sosta. Quindi noi dovremo inventarci un po' di argomenti. Diciamo la verità. Parliamo delle partite. Sì, non giocherà solo l'Italia, giocheranno anche le altre. Venerdì. Anzi, fammi andare a vedere che partita seguiremo venerdì della imperdibile qualificazione europea. Sì, probabilmente giocherà la Francia. Giocheranno anche le altre. Mettiamo sempre la Francia, tra l'altro, ultimamente. Venerdì vediamo Marica. C'è la Croazia che gioca con c'è il Belgio, c'è Olanda-Francia. Vedi, questa è una bella partita imperdibile, signori. Venerdì 13 Olanda-Francia in diretta qui con Marica risponde. Esatto, ragazzi. E la commenteremo insieme naturalmente con Olanda. Certo, sappiamo il motivo, ma non lo vogliamo dire. Ci sarà la Francia di Maignan, di Rabiot, di Giroud, l'Olanda di Cop Miners, cioè, l'Olanda di Van Dijk. Di chi? Van Dijk. Ah, ok, sì.
Marica, bella Marica, ci scrive Luis. Siamo a 48 like, Marica, dai, abbiamo due minuti per lasciarne due, ragazzi. Dai, ragazzi, fateci arrivare a forza, 50. 50. Facciamo contento l'editore che ci deve dare pure i soldi. Questo è strano perché non l'hai mai ripetuto, Meno male che c'è Olanda-Francia venerdì, Marica, ci salviamo la serata. Veramente. Meno male. Sì. C'è anche Klassen, dice Franci. Intanto si stanno accontentando Lecce e Sassuolo, un punto per uno non fa male a nessuno. Che poi c'è anche l'ex Juve che giocava con le mani, Chi ha Delitto? C'è Delitto che gli piace giocare. Dai, sempre sta battuta ogni volta. È la verità, perché non giocava con le mani, aveva sbagliato sport. Mi ricordo che colpiva con però le mani. La cosa più importante è che nell'Olanda c'è Van Dijk. Ecco, lo sapevo. C'è Virgil là. Tanta roba. Intanto siamo a un minuto dalla fine di Lecce Sassuolo, poi ci salutiamo, ragazzi. Vi ricordo di non perdervi la puntata di Calcissimo, esattamente 23:30. Tira più sulle maniche, dice che Emanuele Bianco è entrato con un altro nick, addirittura, perché vuole scrivere da un altro nick. Dai, ragazzi, fate i due like. Dai, due like, siamo a 50. Dopo 30 secondi che finisce. C'è una zanzara pazzesca. C'è sempre quella che punge questa qui. Guarda, ha portato a Crisci, l'ha portata questa qua. Ha portato che altro. Lascia stare, allucinante. Signori, la palla viene buttata fuori. Noi ci salutiamo qua perché è finito il match del Via del Mare. Sì, dai, mancano 10 secondi. Sì. Si conclude qua con un pareggio che sta bene a tutte e due. Lecce che fa un altro passo, l'altra. Tutte e due fanno un passo verso la salvezza, esatto. Quello che vogliono. E arriva uno, arriva due e arriva tre. E noi vi salutiamo pure l'editore, mi raccomando, sempre noi seguiamo. Siamo a 2:05 quasi in diretta. Esatto. Buona serata con Calcissimo, ragazzi. Ciao.